letto, avete visto il contenuto, i capitoli della Laudato Si. Dunque cercheremo di concentrarci praticamente su tre aspetti. Il primo sarà quello di leggere e commentare, per quanto ci è possibile anche con il tempo, alcuni frammenti dei filosofi antichi, di cui vi darò anche fotocopia, così che li possiamo leggere e commentare insieme. Questa è una prima cosa, perché abbiamo detto la volta scorsa che c'è, almeno diciamo con i filosofi antichi, ma non solo, un forte legame, diciamo, di contenuto, di principi, di cose che senz'altro ritroviamo nella Laudato Si. Questa è una prima cosa. Un secondo punto, che sarà forse il più, diciamo, ampio, il più lungo, rivedremo soprattutto il capitolo primo della Laudato Si, ma anche, diciamo, richiameremo il contenuto degli altri 5 capitoli, per quanto ci consente, diciamo, il tempo. E infine l'ultimo punto sarà cercare di rivedere allora quali sono i principi, le indicazioni che ci possono, diciamo, aiutare a dare contenuto a questo nuovo stile di vita che propone la Laudato Si. Questi tre punti cerchiamo di vedere questa mattinata: i testi dei filosofi antichi, il contenuto della Laudato Si, sommariamente, per quanto ci consente il tempo, e infine i presupposti, diciamo, i principi, le regole, diciamo così, che ci indica Papa Francesco per questo nuovo stile di vita, di cui parla diverse volte nella Laudato Si, praticamente o concretamente nel capitolo 4 e nel capitolo 6, ma non solo. Queste dunque sono le tre cose che cerchiamo di vedere questa mattina. L'altra volta infatti abbiamo messo le basi, diciamo, per quanto riguardano questioni generali della Laudato Si, e concretamente ci siamo occupati, e finiremo così anche, concluderemo così questa mattinata, evidenziando qualcosa del metodo. Abbiamo detto che secondo i critici, secondo, diciamo, chi commenta questa enciclica, questo documento del Magistero di Papa Francesco, lui segue quel metodo del vedere, del giudicare, dell'agire. E seguendo questa, diciamo, tripartizione del metodo, abbiamo anche individuato i concetti filosofici strutturali. Abbiamo detto che si parla dell'essere, del conoscere, del fare e dell'agire. Questi tre aspetti, diciamo, sono fondamentali, perché l'essere, il conoscere, il fare e l'agire sono i principi che regolano, che ispirano praticamente ogni filosofia. Io devo, cioè, capire, cercare di essere, diciamo, bene inserito nella realtà, nell'essere, devo cercare di capire il processo anche di conoscenza, per poi alla fine, cioè, darmi da fare. Sono le tre cose che abbiamo evidenziato l'altra volta: l'essere, il conoscere, fare, agire, che sono, diciamo, anche i capitoli della Laudato Si. Una volta che abbiamo messo le basi di questa, diciamo, o che abbiamo indicato queste due cose, il metodo e i concetti filosofici della Laudato Si, possiamo dunque continuare oggi con questo passo decisivo, diciamo così, verso il futuro, tra saggezza antica e progresso scientifico, perché richiamando, diciamo, appunto i testi dei filosofi antichi, possiamo dire che ci troviamo in quella saggezza antica, filosofia antica, i detti, diciamo, dei filosofi antichi, che indicano delle coordinate, delle cose, diciamo, fondamentali per una vita felice, per una vita equilibrata, per una vita giusta, per una vita bene svolta, diciamo, nella polis. Dunque Papa Francesco, con questo testo della Laudato Si, in qualche modo ci pone, diciamo, in una circostanza che possiamo indicare con questa frase: ci troviamo tra, diciamo, un passo decisivo tra saggezza antica, e in questo caso non soltanto con i testi dei filosofi antichi o le dottrine antiche, ma tutto quanto il pensiero
è il futuro. Dice il Papa, se non ci fermiamo, se non cambiamo rotta, questa diciamo frase la usa almeno due o tre volte nell'enciclica, se non cambiamo rotta, ecco, ci ritroveremo in un mondo che forse non farà più per noi. È un passo dunque decisivo tra saggezza antica e progresso scientifico. Secondo Antonio Spadaro, il direttore della Civiltà Cattolica, la domanda essenziale dell'enciclica è questa: che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi? Ai bambini che stanno crescendo? Questa, diciamo, domanda si trova nella enciclica Laudato Si al numero 160. Forse la volta scorsa, buongiorno, forse la volta scorsa ho indicato un numero sbagliato, correggete per piacere. Mi sembra che ho detto 212, qualcosa del genere, se non mi sbaglio. È il numero 160. Una domanda fondamentale che, tramite la dinamica dell'eredità, questiona sull'atteggiamento personale e collettivo verso il creato e verso l'uomo. In realtà, nello stesso numero 160, a cui si rifà Spadaro, si trovano anche altre domande schiettamente filosofiche. Più avanti, sempre nello stesso numero, troviamo queste domande. A che scopo passiamo da questo mondo? Per quale fine siamo venuti in questa vita? Per che scopo lavoriamo e lottiamo? Perché questa terra ha bisogno di noi? Sono domande che ritroviamo nel numero 160 della Laudato Si. Il Papa stesso dice che queste e altre domande correlate richiamano il senso, i valori, il significato del nostro passaggio su questa terra. A buona ragione si può partire da questi interrogativi per costruire la struttura filosofica che contiene l'enciclica, cioè per dire, ecco, queste sono le motivazioni, le ragioni, i fondamenti di quello che possiamo dire che sta alla base del nuovo stile di vita che parleremo, di cui ci indicheremo come conclusione praticamente di questa mattinata. Si può anche ritenere che, come si è accennato precedentemente, se il contenuto dell'enciclica si adegua al metodo del vedere, giudicare e agire, altrettanto si adegua a una struttura filosofica precisa, qual è l'essere, il conoscere e il fare, come pure abbiamo indicato. Sono queste le branche a cui fanno capo le varie discipline filosofiche. Infatti, il primo capitolo risponde alla domanda concreta sull'essere, richiamando categorie presenti nella riflessione filosofica fin dalla sua nascita. Il capitolo 2 pone la domanda sul cosmo, prendendo come base il testo biblico, ma aprendosi a concezioni cosmologiche che alla fine fanno supporre un essere superiore da cui dipende l'universo. Una questione molto legata, diciamo, alle concezioni filosofiche dei primi filosofi, come vedremo tra poco con i testi che vi proporrò. Senza forzare per niente la struttura dell'enciclica, il capitolo 3 tematizza l'operario umano e le conseguenze sul mondo, si rivalutano gli aspetti positivi e anche quelli negativi. A partire da quanto si propone nei primi tre capitoli, si apre la parte più lunga, corrispondente ai capitoli 4, 5 e 6, che implica tematiche necessarie per costruire ciò che si propone come un nuovo stile di vita. Una frase che si ripete trasversalmente nell'enciclica. Seguendo questa indicazione generale, si potrebbe dare un titolo filosofico ad ogni capitolo dell'enciclica, come abbiamo proposto anche l'altra volta. Ogni capitolo, diciamo, potrebbe avere benissimo anche un titolo, diciamo, filosofico, secondo, diciamo, la metodologia usata dal Papa. Analizziamo dunque questi concetti richiamando alcuni brani dell'enciclica. Innanzitutto la frase iniziale, ripresa dal Cantico di Frate Sole e che dà il titolo all'enciclica, richiama, e questo non è neppure indifferente, Laudato Si,
richiama il senso di meraviglia che secondo Aristotele ha dato inizio alla stessa filosofia. Gli uomini, dice Aristotele, hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, lo dice nella Metafisica, a causa della meraviglia. È noto quanto sia difficile tradurre il concetto greco che trasmette lo stupore davanti al creato e come esso sia importante perché dà inizio alla filosofia. Diversi autori, per esempio tra gli italiani, ricordo Enrico Berti, studioso di Aristotele, che appunto ripropone la difficoltà, ma non solo lui, tanti altri filosofi, la difficoltà di tradurre quell'atteggiamento che Aristotele indica come l'inizio della filosofia, la meraviglia, lo stupore davanti al creato. Ed è esattamente questo collegamento che noi possiamo fare con questa frase che dà il titolo alla Laudato Si, cioè Laudato Si, lo stupore di Francesco davanti al creato. In Aristotele dà inizio, diciamo, alla filosofia, lo dice espressamente lui nella Metafisica. In Francesco, cioè, dà inizio anche al suo stile di vita. Cayetanesser, uno studioso, diciamo, del francescanesimo, dice proprio così: l'inizio della conversione di Francesco è questo trovarsi con il dono immenso della creazione, con un rendimento di grazie continuo. E Celano dice poi a un certo punto: Francesco non era più un uomo che pregava, non era più un uomo che, diciamo, ringraziava il creatore per tutto quello che ha davanti. Lui stesso era preghiera, la sua vita stessa era una preghiera. Dunque questo, diciamo, inizio, questa frase del Cantico di Frate Sole, Laudato Si, richiama in qualche modo quella meraviglia, quello stupore che dà inizio alla filosofia e che in Francesco dà inizio al suo stile di vita, al suo modo di vivere, alla sua vita, cioè il francescanesimo. In qualche modo, dunque, l'atteggiamento di Francesco di fronte al cosmo, all'universo, al mondo, si rifà al senso di meraviglia menzionato da Aristotele e racchiuso nell'esclamazione Laudato Si. È da notare che questo atteggiamento ha pervaso la vita di Francesco, dall'inizio della conversione alla fine della sua vita. Se noi ci accostiamo alla natura e all'ambiente senza questa apertura allo stupore e alla meraviglia, se non parliamo più il linguaggio della fraternità e della bellezza nella nostra relazione con il mondo, i nostri atteggiamenti saranno quelli di dominatore, del consumatore o del mero sfruttatore delle risorse naturali, incapace di porre un limite ai suoi interessi immediati. Viceversa, se noi ci sentiamo intimamente uniti a tutto ciò che esiste, la sobrietà e la cura scaturiranno in maniera spontanea. Questo lo troviamo alla Laudato Si al numero 11. Questo dice appunto Papa Francesco. Se noi non abbiamo questo atteggiamento di meraviglia, di stupore, che è la base poi del rispetto, diciamo, della bene inserirci nel creato, allora non avremo questo atteggiamento che caratterizza poi la vita di Francesco. Avere il mondo come realtà da conoscere, come bene sappiamo, è anche il tema iniziale della filosofia presofista, della filosofia presocratica, a partire dai poeti teologi o i cosiddetti filosofi del principio, Talete, Anassimene, Anassimandro. Altri filosofi che fanno, diciamo, parte di questo gruppo dei cosiddetti pre-socratici. Una delle prime cose che evidenzia la riflessione filosofica è appunto l'unità delle cose del cosmo. Questa è una cosa che meravigliava, diciamo, i primi filosofi. Come mai tutte le cose così diverse nel nostro mondo stanno insieme? E questo, diciamo, questa diversità delle cose si svolge bene, cioè cammina bene, funziona bene. P-
Per il tema dell'unità si usano esempi tipici sin dall'introduzione dell'enciclica. La creazione, dice Papa Francesco al numero 9, è una veste senza cuciture. La creazione è frutto di un ordine d'amore, dice al numero 76 e anche al numero 77. Ha un ordine razionale e non un ordine meccanico. Nell'antichità c'era Democrito che diceva: questo è il meccanicismo antico, fa capo a lui, a Democrito. E questo meccanicismo si è manifestato più volte nella storia, anche nel nostro tempo, sotto magari altre vesti, ma è sempre quella idea di dire che non c'è una causa efficiente, diciamo, per il nostro mondo, tutto è frutto del caso, così diceva anche Democrito nell'antichità. Ma in questi capitoli, diciamo 76, 77, in questi numeri della Laudato Si, troviamo una opinione diversa, cioè quella di Papa Francesco. La creazione, quella che abbiamo davanti, quello mondo in cui noi viviamo, è il frutto dell'amore, non è frutto del caso, come diverse opinioni lungo la storia cercano di proporre. E di questa relazione di tutte le cose, come nella tunica senza cuciture, è frutto dell'amore, ne parlano i seguenti numeri. Vedete, 16, 42, 70, 86, 89, 91, 92, 110, 117, 120, 137, 138, 139, 220 e 240. Tutte queste citazioni, che io ve le dico così, diciamo, fanno riferimento a questo tema. L'unità, la diversità, la relazione, il mondo che nonostante tutte le differenze che noi vediamo e altre quelle che, anche quelle che non sono visibili, diciamo, a noi, il mondo tuttavia è questa tunica senza cuciture. È frutto di quel amore immenso che Francesco ovviamente riconosce nel Creatore, che nell'antichità si è riconosciuto come il principio, diciamo, immobile, il motore immobile, se vogliamo così, il demiurgo, la causa, diciamo, efficiente di quel mondo che abbiamo davanti a noi. Queste sono dunque alcune questioni molto generali, ma che ci aiutano a capire quali sono, diciamo, i collegamenti che possiamo ritrovare con i testi dei filosofi antichi che leggiamo adesso. Se potete magari distribuire queste pagine. Spero che bastino. Sì, ho fatto 40. Non so se magari non bastano, magari possiamo. Posso chiedere una cosa? No. Come? Sì, sì, dica. Sì. Ti voglio chiedere, questa enciclica è volutamente rivolta a tutto il mondo? Sì. A tutte le culture? Sì. Anche le più antiche, cioè anche le più lontane dalla conoscenza che viene dalla filosofia greca antica, no? E dalla logica aristotelica, su cui gran parte poi della storia della filosofia si confronta, sia rigettandola o sia assumendola. Cioè nell'enciclica si tiene conto di questo aspetto, nel senso di cercare un linguaggio e un approccio cognitivo che sia universale in qualche modo, cioè che sia comprensibile anche da un indiano, da un cinese, da un abitante della Papua Nuova Guinea. Sì, il Papa, diciamo, abbiamo evidenziato la volta scorsa che il Papa intende rivolgersi a tutti,
come tra l'altro è una caratteristica anche dei documenti pontifici, dei documenti del Magistero. Ricordo, diciamo, soprattutto da Papa Giovanni XXIII, era rivolto a tutte le persone, diciamo, di buona volontà, così. Ma Papa Francesco questa volta, oltre ad usare questa espressione, si rivolge a tutti, e facendo riferimento proprio a quello che dice lei, alle scuole filosofiche. Il capitolo secondo, per esempio, parla della Bibbia, sì, ma non solo, ha anche delle altre possibilità, diciamo, di relazione con il creato, e anche in questo senso è indicativo l'ultimo numero dell'enciclica, perché di solito tutti i documenti pontifici hanno alla fine una preghiera alla Madonna. In questo caso non c'è una preghiera, ci sono due, una per i credenti e una per i non credenti, che in qualche modo si possano rivolgere al Creatore o alla divinità. Dunque questo è un'apertura, diciamo, che Papa Francesco sicuramente tiene presente. Così anche, diciamo, per quello che diceva delle altre culture del Lontano Oriente, dell'Africa, di qua e di là, se non li nomina espressamente, senz'altro le tradizioni culturali indicano principi che loro ritrovano nell'enciclica. Noi evidenziamo questo, diciamo, questa struttura, questi testi, perché senz'altro sono principi che stanno alla base della cultura occidentale di cui facciamo parte e che sono riscontrabili nell'enciclica, come vedremo. Il foglio che avete, lo avete già tra le mani. Presidente, una domanda. L'ultima parte dove stavo parlando, giustamente, di quello che Papa Francesco chiude con due preghiere, no? Sì, 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 sì. Una alla Madonna e l'altra, diciamo, aperta alla multidisciplinarità, cioè. Sì, 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 sì. È come se lui volesse, quindi, tra virgolette, non è un inno perché non si parla di inno, ma è come se volesse consacrare l'ecologia integrale nella preghiera aperta, quindi, a una diversità. Certamente, la prima. 246, la preghiera per la nostra terra, e sempre il numero 246, preghiera cristiana con il creato. Queste due possibilità, come tu dici, sono un inno, sono, diciamo, atteggiamenti che racchiudono anche con il contenuto dell'enciclica, che ritroveremo poi, che anzi abbiamo già letto nel numero 16, e che ritroveremo anche come conclusione. Che però, se andiamo a fare anche un'analisi attenta di quello che è stata la storia, è qualcosa che va diametralmente, cioè si pone proprio come un altro baluardo, cioè c'è stato sempre una, tra virgolette, non dico una preclusione, ma una tendere a conservare in una certa maniera quell'intimità, se vogliamo, sì, della sfera cattolica. Certamente. E lui invece ha voluto infrangere questo, possiamo vederlo così, immagino. Sì, sicuramente, perché anche, non soltanto nella preghiera finale, come dicevo anche nel capitolo secondo, ma non solo, diciamo, nel capitolo sesto e anche col dialogo, diciamo, capitolo quinto, apre, diciamo, diverse possibilità. Io richiamavo anche quel concetto del filosofo italiano, di cui ho fatto il nome la volta scorsa, Luigi Parison, perché il suo concetto, diciamo, di estetica, di bellezza, di opera d'arte, ma non solo, perché richiama anche la vita, cioè uno frequentemente deve reinventare il suo modo di vivere, e reinventare non vuol dire incominciare da zero, e tenere presente tutti questi elementi che in questo caso intrecciano, cioè il contenuto dell'enciclica, questioni che magari non sono, diciamo, dentro l'ambiente cattolico, ma che sono umani, e a questo si rifà molto il Papa. Io ricordo anche atteggiamenti schietamente umani, sereni, aperti, che avevano, ho vissuto anche con il mondo musulmano diverse volte o per diverso tempo in Israele. Dal punto di vista umano non c'è nessun problema, noi ci capiamo, la giustizia è trasversale, non c'è questione se cattolico, se ortodosso, se questo, riuscivamo a capire, a stare benissimo con Israele, con gli ebrei anche, avevamo, diciamo, non sono bravo al calcio, ma mi dispiace per l'Italia che ieri ha pareggiato, non sa più vincere, come dicevano oggi i giornali, ma anche non sono bravo al calcio, ma riuscivamo anche per questo aspetto ad essere in relazione con gli ebrei.
giocavamo anche con loro, cioè questi aspetti semplici, ma dimostrano l'importanza di questi atteggiamenti, di queste tematiche che non sono soltanto cattoliche, ma che stanno al di là e che, se possiamo dire così, danno contenuto all'umanità di cui facciamo parte tutti i popoli del mondo e che il Papa Francesco sicuramente tiene presente. Nel viaggio, per esempio, che ha fatto là in Indonesia, quelle parti lì, non ricordo il nome della cultura che già in Italia si diceva che non faccia mai questo nome, e il Papa l'ha fatto, non soltanto, li ha trovati. Leggiamo allora questi testi della filosofia greca antica. Non ho voluto fare la distinzione tra le tematiche, diciamo, tra queste frasi, che sono poche, d'accordo alla tematica dell'enciclica, piuttosto fare una, diciamo, evidenziare la cronologia dei testi, dal più antico, almeno secondo i critici, al più, diciamo, vicino a noi, che sarà quello degli stoici, l'ultimo testo. Infatti, se possiamo seguire il testo, il primo è di Anassimandro. Dice Anassimandro: Anassimandro ha detto che il principio degli esseri è l'infinito, dove infatti gli esseri hanno origine, ivi hanno anche la distruzione secondo necessità, poiché essi pagano l'uno all'altro la pena e l'espiazione dell'ingiustizia secondo l'ordine del tempo. Qui richiamo soltanto quella idea che Papa Francesco propone spesso. Dobbiamo cercare di seguire l'ordine che ha l'universo. Qui, in un modo, diciamo, forse non tanto chiaro per noi, Anassimandro dice che nel nostro mondo c'è un ordine. La parola giustizia viene nominata qui più volte. A che si riferisce lui? Si riferisce semplicemente al fatto che la notte, il giorno, girano secondo una giustizia ben precisa. E quella giustizia regge tutte le cose dell'universo, pagando una pena, non entriamo in questo tema, però lui la nomina anche. Diciamo, c'è una giustizia e questa dobbiamo cercare di seguire, dice Anassimandro. Il tema della giustizia poi, non soltanto a livello della creazione, non soltanto a livello del creato, ma soprattutto, capitolo terzo dell'enciclica, come conseguenza dei fatti umani, della responsabilità umana, è molto, diciamo, importante tra i temi dell'enciclica. Poi seguono alcuni brani dell'arrogante Eraclito. Polemos, la guerra, è padre di tutte le cose, di tutto il re. Bisogna però sapere che la guerra è comune a tutte le cose, che la giustizia è contesa e che tutto accade secondo contesa e necessità. Necessità sta appunto praticamente come sinonimo di giustizia. E qui richiama non soltanto il tema della giustizia, ma questa tensione che c'è nel mondo, una tensione necessaria e che si rifà a quella questione dialettica di cui noi almeno accennavamo la volta scorsa. Le cose del mondo non sono facili, le cose degli uomini non sono facili e richiamano proprio quella tensione, quella dialettica che ci deve essere tra le parti. Questa dialettica, dice Eraclito, è necessaria perché mantiene il progredire, lo svolgersi del mondo. Se non c'è questa tensione, e lui si richiama all'arco e alla lira, dice non funziona, così come non funziona l'arco, non funziona la lira. Se non è ben tesa, non c'è suono, non parte la freccia. Perché? Perché non c'è tensione. Così esattamente, benché sia difficile, è necessaria questa dialettica, al dire di Eraclito. Ascoltando non me, sempre Eraclito, ma i Logos, è saggio convenire che tutto è uno. La natura delle cose, secondo Eraclito, a macelarsi. Qui si richiamano diversi principi nell'enciclica. C'è l'unità delle cose nonostante la diversità.
abbiamo indicato quanti numeri parlano di questa unità nella Laudato Si, molto più grande di quello che ho nella mia testa. E devo dunque cercare di entrare nella dinamica del mondo di più, perché questo mondo ama celarsi, dice Eraclito. Non è evidente immediatamente tutto quello che è il mondo davanti ai miei occhi. No, questo mondo ama celarsi, ama nascondersi. Sempre Eraclito, seguente brano. Questo ordine universale, che è lo stesso per tutti, non lo fece alcuno tra gli dèi o tra gli uomini, ma sempre era e sarà. Fuoco sempre vivente, che si accende e si spegne secondo giusta misura. Qui si richiama ancora il tema della giustizia, il tema dell'ordine del mondo. Tutto è uno, tutto è connesso. Siamo attenti, perché se c'è una, diciamo, un travolgimento di questi elementi del mondo, c'è un disastro. Tutto è uno, dice Eraclito, tutto accade secondo una giusta misura. In più, si richiama anche il tema della causa. Questo ordine, dice Eraclito, non lo fece qualcuno degli uomini, lo fece qualcun altro. Chi è quest'altro? Lasciamolo così. Ma già in questi testi antichi, ecco, ci deve essere qualche causa al di fuori del mondo, al di fuori del creato, che ha ordinato, che dà senso, che guida, che orienta il mondo che è davanti a noi. Di questo Logos, sempre Eraclito, che è sempre, gli uomini non hanno intelligenza, sia prima di averlo ascoltato, sia subito dopo averlo ascoltato. Benché infatti tutte le cose accadano secondo questo Logos, essi assomigliano a persone inesperte, pur provandosi in parole e in opere tali quali sono quelle che io spiego, distinguendo secondo natura ciascuna cosa com'è, ma agli altri uomini rimane celato tutto ciò che fanno da svegli, allo stesso modo che non sono coscienti di ciò che fanno dormendo. Questo è un po', diciamo, il pensiero di Eraclito, l'oscuro, li chiamavano lui, proprio per questi pensieri che non sono forse evidenti o non si propongono così chiaramente come vorremmo, ma i principi che a noi interessano sono chiari. Questo Logos, diciamo, dobbiamo cercare di seguirlo. Scusatemi, non ho spento il mio. Dobbiamo cercare di seguirlo. E perché ho richiamato questo brano, questo, diciamo, frammento di Eraclito? Per quella idea che dice il Papa, dobbiamo fare un dialogo sereno, sincero e onesto sul nostro mondo. E qui Eraclito dice, questo Logos gli uomini non lo ascoltano. Questa ragione del mondo, gli uomini dobbiamo cercare di ascoltarlo, di seguirlo. E già Eraclito diceva, è presente questo nel nostro mondo, ma non lo ascoltiamo. Quella ragione, quell'ordine rimane celato a noi, è vero, ma lo sforzo sta proprio qui, nel cercare di seguire quest'ordine, di cui Eraclito dice, non è facile, ma se ci troviamo qui in questo mondo dobbiamo seguirlo, dobbiamo cercare di capirlo. Ma il più delle volte, e in questo Eraclito offende tutti praticamente, il più delle volte facciamo cose di cui non ci rendiamo nemmeno conto, come se fossimo addormentati, sempre. Così, secondo questo brano di Eraclito. Anassagora poi, seguente brano, gli sembrava un problema fatto irrisolubile che qualcosa potesse prodursi dal non ente e distruggersi nel non ente. Noi usiamo un cibo semplice e omogeneo, pane e acqua, e di questo si nutrono i capelli, le vene, le arterie, la carne, i nervi, le ossa e le altre parti. Di fronte a tali fatti si deve convenire che nel cibo da noi preso ci sono tutte le cose
e che da queste si accrescono tutte le cose. Questo frammento l'ho richiamato per dire o confermare quella idea che Papa Francesco propone sempre: tutto è connesso, assolutamente tutto. E in quelle cose che noi mangiamo, come si dice Anassagora in questo brano, si nutrono tutte le cose, in un modo misterioso. Ma è così, funziona così, dice Anassagora. Anche il Papa Francesco, l'avete visto, lo richiameremo fra poco, menziona spesso che tutto è connesso. Non possiamo non tener conto anche delle cose, forse diciamo, che consideriamo non così importanti nel nostro mondo, nel creato. Sono importanti, perché tutto è connesso. Poi viene Empedocle. E da queste infatti, quante cose furono, sono e saranno, germinarono gli alberi, gli uomini, le donne, le belve, gli uccelli e i pesci che abitano nell'acqua, e gli dèi dalla lunga vita, massimamente onorati. Sono queste dunque le cose che sono, e passando le une attraverso le altre, divengono varie di aspetto, tanto mescolandosi, mutano. È lo stesso, diciamo, la stessa idea del brano precedente. Tutto è assolutamente connesso. Viene questa frase famosa di Protagora, un sofista antico: di tutte le cose misura l'uomo, di quelle che sono per ciò che sono, di quelle che non sono per ciò che non sono. Questo, diciamo, rinfaccia un po' la tematica che già Papa Benedetto si è occupato abbondantemente, diciamo, molto articolatamente pure nei suoi interventi, del relativismo del nostro tempo. Tutto ha come misura l'uomo, o l'uomo è la misura di tutte le cose, come vogliamo. Questa frase di Protagora rivoluzionò la filosofia antica. Tanto che qui, con lui, con i sofisti, la filosofia antica cambia perfino periodo, passa dalla cosmologia all'antropologia e diede inizio proprio a un relativismo dei sofisti, assieme a Gorgia, di cui non richiamo nessun brano. Ma questa frase appunto è benissimo, può spiegare quel capitolo 3 della enciclica. L'antropocentrismo moderno. Certo che l'uomo non è il centro di tutto, è importantissimo, è il microcosmo, come qualche autore ha menzionato pure, spiega, ma non è tutto l'universo, non è la misura di tutte le cose, come altri autori antichi diranno più avanti sempre in questi brani. È vero che dell'umano dobbiamo cercare di conoscere il massimo, come dice anche Socrate nel brano seguente: io ho cittadini ateniesi, mi sono preoccupato questa rinomanza, non per altro se non per una certa sapienza. Qual è questa sapienza? Quella che forse è una sapienza umana. Infatti, di questa può darsi che veramente io sia sapiente, dice Socrate. Non so niente, sappiamo che la frase di Socrate, non so niente. Se qualcosa so, questa si riferisce all'umanità. Di questa può darsi che io sia sapiente, dell'umanità. E in questo senso, cioè, sempre al capitolo 3 dell'enciclica, di questa umanità noi dobbiamo cercare di essere esperti. In diversi modi Papa Francesco anche richiama questa idea. Dobbiamo cercare di essere specialisti in umanità, anche Giovanni Paolo II richiamava questo principio. Specialisti in umanità. Seguente brano. Pitagora fu il primo a chiamare cosmo la sfera delle cose tutte, per l'ordine che esiste in essa. E ovviamente qui, oltre a richiamare l'ordine che Papa Francesco menziona spesso nell'enciclica, l'ordine del nostro mondo, Pitagora è esattamente stato il primo a chiamare
cosmo, le cose che aveva davanti, cioè le cose del mondo. Perché? Cosmo vuol dire appunto una cosa ordinata, è rimasta questa parola appunto nella cosmetica, nei cosmetici che abbelliscono donne, uomini, tutti quelli che in qualche modo diciamo si rifanno a questi cosmetici per abbellire la propria persona. Questa parola proviene appunto da Pitagora, che per primo usò questa parola cosmo per indicare la bellezza, l'ordine che veniva o che vedeva nell'universo. Questa parola poi, diciamo, si usò, adesso non ci fermiamo a riflettere tanto su questo, ma si mantiene ancora, cosmo per indicare l'insieme del creato. Evoluzionò poi con universo, come vi indico lì, ma l'universo richiama anche quella idea di che l'universo cammina tutte le cose diverse, molteplici, tendono, camminano, si orientano verso l'uno, universo. Tradotto poi con i latini questa parola diventò anche mondo. Cosa significa mondo? Pulito, ordinato, una cosa monda, pulita. Questa è la traduzione ovviamente del termine greco cosmo, mondo. Il primo a usarlo, sempre ripeto, è stato Pitagora. Viene poi Platone, è proprio lui il sole che produce le stagioni e gli anni e che governa tutte le cose che sono nella regione visibile e che in un certo modo è causa anche di tutte quelle realtà che lui e i suoi compagni prima vedevano. Richiamo il sole perché in Platone, diciamo, nel mondo concettuale è paragonabile al bene che è la causa di tutte le cose. Così come dice questo frammento della Repubblica, così come il sole in qualche modo dà origine a tutte le cose in questo mondo visibile, esattamente così il bene è origine, causa di quel mondo invisibile, concettuale, che si intreccia con il nostro mondo. E sarebbero i suoi compagni in questo caso, il mondo invisibile, i compagni del sole? Perché praticamente il sole dice governa tutte le cose nella regione visibile. Sì. E poi va oltre. E in un certo modo è causa anche di tutte quelle realtà che lui e i suoi compagni prima. No. Questi sono i compagni che stanno lì legati alla caverna. Questo è brano è di quel mito. Sono i compagni che stanno vedendo le cose visibili che, di cui è causa il sole. Rispecchiate in la parete, e quelli sono gli altri sì, che sono menzionati qui. Esso il cosmo è nato perché si può vedere, toccare ed ha un corpo, e tali cose sono tutte sensibili, che sono apprese dall'opinione mediante la sensazione. Abbiamo veduto che sono in processo di generazione e generate. Noi poi diciamo che quello che è nato deve necessariamente essere nato da qualche cagione. Ma è difficile trovare il fattore padre di questo universo. E trovatolo, è impossibile indicarlo a tutti. Pertanto, questo si deve invece considerare intorno ad esso, secondo qual modello l'artefice lo costruì, se secondo quello che è sempre nello stesso modo è il medesimo, o secondo quello che è nato. Qui Platone indica, diciamo, innanzitutto la causa del mondo, perché qualcuno ha fatto questo mondo. Ora, secondo qual modello ha fatto l'artefice del mondo questo nostro mondo? Secondo il modello più perfetto, secondo quello che sempre è, che rimane uno e medesimo. Non secondo quello che passa,
Cioè, noi non siamo modelli a noi stessi. Abbiamo un modello diverso, perfetto, secondo il quale il demiurgo, l'artefice, ha fatto il nostro mondo. Questo artefice, dice Platone, non è facile indicarlo a tutti, ma a ben ragionare possiamo convenire che qualcuno ha fatto questo mondo. Platone lo menziona qui, nella Repubblica, se non mi sbaglio, no, nel Timeo, poi anche nella Repubblica, anche nel Filebo, anche nel Fedone e altri dialoghi, diciamo, che, di cui parla appunto di questa causa o di questo demiurgo, ma il passo, uno dei più famosi, è questo qui, del Timeo. Il Dio, siamo alle leggi, è per noi la massima misura di tutte le cose, un po' contraddicendo quella di Protagora, la frase, l'uomo è la misura di tutte le cose. Qui Platone dice, il Dio è per noi la massima misura di tutte le cose, molto di più di quanto lo può essere un uomo, come invece dicono ora. Era appena passato Protagora e lui ha un dialogo, Platone, intitolato proprio Protagora, che commenta appunto quella frase o quella dottrina di Protagora. Il Dio è per noi la massima misura di tutte le cose, molto di più di quanto lo può essere un uomo, come invece dicono ora. Chi allora vorrà essergli amico deve esso pure assomigliargli al massimo grado possibile. E per questo discorso, chi di noi, quindi è saggio e temperante, è amico alla divinità, perché le assomiglia. Chi non lo è, non le assomiglia. Le è nemico ed è ingiusto. Questo stesso argomento vale anche per le altre cose analoghe. Aristotele dirà con parole diverse questa stessa idea di Platone. Se noi vogliamo appunto essere felici, essere giusti, dobbiamo cercare di assomigliare a quello che è stato il nostro artefice, il Dio, la divinità, il bene, come qui lo chiama o lo richiama Platone. La ricerca della verità, questo è un passo, diciamo, di Aristotele, la ricerca della verità sotto un certo aspetto è difficile, mentre sotto un altro è facile. Una prova di ciò sta nel fatto che è impossibile ad un uomo cogliere in modo adeguato la verità e che è altrettanto impossibile non coglierla del tutto. Infatti, se ciascuno può dire qualcosa intorno alla realtà, e se singolarmente preso, questo contributo aggiunge poco o nulla alla conoscenza della verità, tuttavia, dall'unione di tutti i singoli contributi deriva un risultato considerevole. Questo lo dice Aristotele nella Metafisica. Questo tema, questo brano, meriterebbe commentarlo ampiamente per quello che Papa Francesco menziona più volte. Capitolo quinto, il dialogo a livello locale, a livello internazionale, il dialogo sincero e onesto, questa collaborazione che implica tutti. Io non ho diciamo, il remedio per tutte le cose, non ho la parola giusta sempre, ma può darsi che insieme, chi più, chi meno, ma insieme possiamo fare qualcosa di bello, di buono, di giusto. Sotto un certo aspetto questo è difficile, dice Aristotele, parlando della verità. Sotto un altro aspetto è facile. La parola chiave qui appunto è la collaborazione nella ricerca della verità, dice Aristotele. Una relazione stretta, diciamo, con quello che Papa Francesco chiama anche sulla collaborazione a diversi livelli nel nostro mondo, secondo la possibilità di ciascuno. Se dunque, sempre Aristotele, l'intelletto in confronto con l'uomo è una realtà divina,
Anche l'attività, secondo l'intelletto, sarà divina in confronto alla vita umana. Ma non bisogna dar retta a coloro che consigliano all'uomo, perché l'uomo è mortale, di limitarsi a pensare cose umane e mortali. Anzi, al contrario, per quanto è possibile, bisogna comportarsi da immortali e far frutto e far di tutto per vivere secondo la parte più nobile che è in noi. Infatti, sebbene per la sua grandezza sia piccola, per potenza e per valore, è molto superiore a tutte le altre. Questo brano può essere criticato, ovviamente, commentato, ma diciamo in diversi modi. Qui è inserito proprio per sottolineare quella capacità tipica dell'essere umano, che lo differenzia appunto da tutte le altre cose, la ragione. Questa parte, benché piccola, dice Aristotele, è quella che ci caratterizza. E benché difficile, dobbiamo sforzarci di vivere secondo questa parte piccola, perché è la più nobile. E dice questa frase importante, impegnativa, bisogna comportarsi da immortali. Si spinge un po' Aristotele in questo senso, proprio per dire, ecco, abbiamo quella caratteristica nostra tipica, l'intelligenza, usiamola. Vediamo fin dove arriviamo. Una frase contraria, diciamo, come dire, diversa da quella precedente è questa qui, di Epicuro di Samo. Diciamo che il piacere è principio e fine del vivere felicemente. Lo consideriamo infatti come bene primo e connaturato a noi. E da esso muoviamo nell'assumere qualsiasi posizione di scelta o di rifiuto. Così come adesso ci rifacciamo nel giudicare ogni bene in base al criterio delle affezioni. Perché ho inserito questa frase qui? Perché, diciamo, gran parte del nostro diciamo, mondo, gran parte delle culture del nostro mondo, segue questo principio così antico. È bene quello che mi piace. Giusto, dice Platone. Potete leggere tutto il dialogo del Filebo. È giusto quello che dici. Ma vediamo di quale piacere si tratta. Non questo qui di Epicuro. Perché questo riguarda soltanto il corpo. Ed è giusto che tu anche segua quel piacere del corpo. Ma non soltanto. Ci sono piaceri molto più nobili. È tutto il dialogo del Filebo. Tu devi includere anche per la tua felicità umana, ma devi fare bene la scelta. Non così come dice Epicuro e come Papa Francesco indica pure, non seguiamo soltanto quegli interessi egoistici. A me piace, voglio questo. Non funziona così. A me dispiace, io sono dal Messico e sono di montagna, sono. E da bambino mi piaceva molto giocare, diciamo, in un bosco che era vicino al, dico era perché non c'è più, vicino al nostro paesino. Ma proprio per questi interessi egoistici, l'ecosistema della mia regione adesso è travolto. Si sa che le cose che stanno facendo non funzioneranno, un tipo di coltivo che lì non va, ma a qualcuno per piacere proprio, personale, quello funziona, ma così danneggia anche in questo caso il mio paese. Non esiste più quel bosco, quella terra è stata completamente distrutta. E così anche con tante parti del mondo, lo sapete benissimo voi. Dunque questa, diciamo, opinione di Epicuro fa molto, diciamo, richiamo a quello, o si collega molto bene a quelle indicazioni di Papa Francesco. Cerchiamo di fare da parte il nostro egoismo. La virtù,
un ultimo testo sempre dell'antichità, in questo caso di Cleante di Asso, uno stoico. La virtù è una disposizione a vivere secondo natura. Essa è desiderabile di per sé stessa, non per una qualche paura o speranza o per qualche cosa di esterno. In essa risiede la felicità, poiché essa è come un'anima fatta per armonizzare tutta la vita. L'essere razionale devia talvolta da essa, sia quando è sedotto da cose esterne, sia quando subisce l'influsso di coloro che frequenta, perché la natura offre punti di partenza non controvertibili né perversi. Cioè, questa capacità l'abbiamo con noi, è una opinione degli stoici in generale, anche se in questo caso è di Cleante. Abbiamo questa possibilità di vivere secondo natura. Secondo natura, richiamandoci al brano di Aristotele, secondo la nostra natura più nobile, l'intelligenza, perché di per sé la natura non offre cose perverse o controvertibili. È un'opinione ovviamente di questo Cleante di Asso, che è un stoico. Questa sintesi, diciamo, di frasi, di frammenti dei filosofi antichi, ritengo si possano collegare molto bene al contenuto della enciclica di Papa Francesco, Laudato Si. Ci sono poi ovviamente tantissimi altri, ma questi in qualche modo, diciamo, possono orientare alcuni principi che Papa Francesco richiama espressamente, alcuni di essi nell'enciclica, e che ci aiutano ovviamente a ricostruire quei principi che possono orientare poi il cambiamento di rotta, lo stile di vita nuova che si augura Papa Francesco possiamo fare, ecco, nel nostro mondo. Non so se c'è qualche opinione, qualche commento. Io? Sì, sì. Magari ci potrebbe dare qualche aiuto in più per cogliere la differenza tra piacere e felicità. Sì. Che a volte è un po' confuso, ma in realtà sembra che sia fondamentale questo. Sì, questa, diciamo, è un tema che Platone, ma non soltanto lui, lo dico perché il Filevo che ho menzionato si occupa proprio di questo. Lui si vede, Platone analizza lì la dottrina di un filosofo antico, Eudosso si ritiene sia questo l'autore, o anche Epicuro o anche altri autori che, diciamo, parlano del piacere come la causa o la ragione per cui l'uomo possa essere felice. E Platone si pone questa domanda, dice: bene, ma quale tipo di piacere? Quello che riguarda soltanto il corpo? No. E fa questa distinzione. Perché uno sia felice deve seguire tutto quello che indica l'intelligenza, la parte più nobile, e anche quello che richiede il corpo, che è pure importante, perché contrariamente a quanto si pensa, Platone non è che diciamo era contrario a quelle cose del corpo, a quelle cose, diciamo, sensibili, no. Dice: il corpo ha anche le sue esigenze. Tuttavia, questo bisogna tenerlo molto più, diciamo, come dire, a bada, perché questo non cammina se non è orientato bene. E dunque dei piaceri seguiamo quelli corporali, seguiamo quelli necessari. Mangiare, vestire, riprodursi, quelle cose che vanno quasi da sé. Noi mangiamo, abbiamo fame, il corpo ce lo dice. Nessuno ci dice come possiamo riprodurci. Viene da sé. Tante altre cose. Queste bisogna seguirle. Poi tutte quelle altre cose in eccesso dobbiamo evitarle. Dobbiamo nutrirci, ma non sempre di cibi succulenti, raffinati, nutrienti, che tengano bene il nostro corpo, questo basta. Invece il resto delle cose,
che riguarda l'intelligenza, quelle dobbiamo seguirle tutte, perché lì tutti sono le cose importanti, anche un metodo Platone, anche diciamo la via del ritorno a casa è importante, sembra che non è importante, ma se io non so adesso come tornare all'Antonianum sarà un problema. È facile, possiamo dire, vado alla metro, prendo la metro e vado al Colosseo, da lì cammino, vado, sì, sembra scontato, è una cosa da poco, ma è importante per me, è una cosa che riguarda l'intelligenza, perciò le cose dell'intelligenza tutte devo seguirle, sono importanti. Comunque, diciamo, la via, la scala, molto più ampia, si trova in questo dialogo in Filebo di Platone. Sì. Stavo domandando, non conoscendo la Laudato Si', se possiamo rinvenire un collegamento tra la cura di sé, magari intesa in senso storico, o platonico, socratico, e la Laudato Si'. Sì, sì, soprattutto con Socrate. Con gli stoici è tardiva la questione, è interessantissima con gli stoici pure, ma gli stoici sono già dopo Aristotele. Chi, diciamo, richiama proprio questa cura di sé è proprio Socrate. E infatti, se noi andiamo alle fonti socratiche, che da una parte troviamo sicuramente Platone, perché lui non ha scritto niente Socrate, quello che troviamo lo possiamo leggere in quello che ha scritto Platone, ma anche altri, diciamo, altri autori. E questi autori che parlano di Socrate ritengono che proprio la dottrina socratica sia l'aspetto etico, cioè la questione umana, quello che dici te, la cura di sé, che cosa devo curare? Quando Socrate ha incominciato a fare questa o a occuparsi di questa cura di sé, richiama subito l'oracolo di Delfi. Conosci te stesso, sappi che sei uomo, non sei Dio e non pretendere di diventarlo. Queste sono, diciamo, le questioni iniziali della cura di sé. Sì? No, proprio a questo volevo riallacciarmi. Che nesso possiamo leggere tra comportarsi dagli immortali e l'accezione dell'oracolo di Delfi, del conoscere se stessi e non essere troppo... Sì, penso che questo, diciamo, comportarsi da immortali è la frase di Aristotele, ma questo già conoscere se stessi ci dà, penso, la paute o le questioni necessarie, le misure necessarie per vivere secondo quella frase che avevamo indicato la volta scorsa, che richiameremo alla fine, uomo, homo viator. Io non sono onnipotente, come anche Socrate rinfaccia, diciamo, a Calicle nel dialogo iniziale del libro della Repubblica, perché Calicle dice: no, io sono forte, io posso fare giustizia da me, ovunque io mi trovi. Socrate dice: no, no, sta attento, tu non puoi fare così, devi seguire queste leggi, se poi le segui farai giustizia a tutti, non soltanto, diciamo, a quelli che tu ritieni e secondo la tua forza. Questo non funziona. Dunque, avere una giusta conoscenza di sé è quello che diceva Cleante, anche già stoico lui, vivere secondo natura, vivere secondo quello che è ciascuno di noi, sicuramente, ma questo lo possiamo fare se conosciamo noi stessi. Se non conosciamo questa frase, è commentatissima nell'antichità. Ma non soltanto, c'è un volumone grosso così, commentando questa frase a partire da Socrate fino a San Bernardo. Dunque questa frase è ripresa a lungo nella storia del pensiero, nella storia della filosofia. Conosci te stesso. Poi forse è bene capire che nella frase di Aristotele comportarsi da immortale riguarda l'utilizzo della ragione, quindi appunto non è un immortale in assoluto, ma nel cercare di comprendere la realtà tramite uno strumento importante che è simile a quello divino come la ragione umana. Certamente, perché qui Aristotele, grazie del commento, cioè dell'opinione,
Questa parte Aristotele dice comportarsi da immortali perché dice quello che ci assomiglia agli dei, il pensiero, l'intelligenza. Dunque, sviluppando questa parte nobile che è in noi, la più nobile, viviamo praticamente da immortali perché ci riallaccia direttamente con Dio. Altre cose? Passiamo così alla seconda parte, diciamo, che sarà un po' più lunga, diciamo il richiamo al contenuto della enciclica di Papa Francesco, Laudato Si. E cominciamo appunto dal primo capitolo. Ah, vabbè. Io? Va bene. Ci fermiamo allora a 5 minuti. Sì. Riprendiamo dunque questa seconda parte. Si fa un'altra pausa o no? Almeno per regolarmi. Sì, si fa un'altra pausa? Ah, va bene, sì, allora facciamo così, un'altra pausa dopo questa parte e poi riprendiamo la parte finale, d'accordo? Sì, sì. Questa è la parte, diciamo, forse più lunga, perché pretendo, forse una pretesa, diciamo, devo firmare dopo. Qui ci deve firmare qui sopra il sito, però non c'è, se mai ci metto il suo nome vicino. Sì, sì, sì. Ok, allora mi può firmare qua e qua sotto. Sotto facciamo la prossima pausa, firmiamo, ah. Mi dice benissimo. Sì, sì, sì. Dicevo, forse la pretesa è un po', diciamo, troppa, di prendere in considerazione il contenuto dell'enciclica. È dire troppo, perché il documento pontificio è ampio e apre diverse possibilità di commento pure. E mi fermerò più a lungo sul capitolo primo, perché come dicevamo la volta scorsa, questo vedere, giudicare, agire è già presente sin dal primo capitolo, che poi si allunga a tutto il resto dell'enciclica. E anche, diciamo, le tematiche che sono riprese anche nel resto dell'enciclica sono già presenti anche nel primo capitolo. Comunque cerchiamo di vedere un po' il contenuto di tutta l'enciclica, che io penso, considero che avete già in qualche modo sfogliato, giusto? Capitolo primo, quello che sta accadendo alla nostra casa. E qui entriamo come prima cosa nella realtà, nell'essere, nell'assoluto, nell'unità e nella diversità come concetti filosofici. Un confronto con la realtà è necessario per situare il messaggio che si vuole trasmettere e per cogliere il risultato delle motivazioni che orientano la vita dei popoli. Il tutto si palesa nel mondo e ciò che questo implica nella vita umana. Questa possibilità risulta essere l'obiettivo del primo capitolo. Quale risulta essere l'atteggiamento di fronte alla realtà? Sembra che sia il realismo monista o immanentista, soggettivismo, scientismo, tecnicismo, che il più delle volte lavorano unilateralmente. Può darsi che sia così, o che a un primo sguardo si presenti che, o vediamo che il Papa si muove anche da questo punto di vista, ma non è così. Queste correnti filosofiche che ho menzionato lavorano per di più parallelamente, isolatamente, e invece il Papa non fa così. Si rende quindi necessario un confronto con il contesto attuale e considerare quello che sta accadendo alla nostra casa comune. E questo, diciamo, il Papa non soltanto lo mette come sottotitolo all'enciclica, la casa comune, ma anche lo ripropone più volte in questo primo capitolo e lungo tutta l'enciclica. Abitiamo la stessa casa, cerchiamo di seguire l'ordine necessario perché non sia distrutta la nostra casa, la casa tua, la casa mia, la casa nostra, la nostra casa comune.
La dinamica della rapidizzazione è in netto contrasto con l'evoluzione biologica, è lontana dal bene comune. Siamo qui al numero 18. Trovarsi nel mezzo dei movimenti scatenati dalla rapidizzazione provoca inquietudine e porta a prendere dolorosa coscienza di una realtà che ci trascina dietro a situazioni disastrose a diversi livelli. Questa idea della rapidizzazione sembra, diciamo, importante nell'ottica di Papa Francesco e anche per quanto riguarda la nostra vita quotidiana. Pensiamo alla fretta che ci trascina dappertutto, per tanti motivi, alcuni giusti ovviamente. Se noi non ci svegliamo presto, arriviamo tardi sicuramente, come io questa mattina, ma è così, cioè la città cammina così. E questo è naturale, ordinario, diciamo. Non è naturale però che noi viviamo in questa tensione per poter o voler fare chissà quante cose. Già anche la saggezza antica ci diceva: ricordati che sei uomo, non sei Dio, non pretendere di diventarlo. Oracolo di Delfi. E dunque, se riesci, se pensi, se vuoi, puoi fare questo, è nelle tue possibilità, ma non pretendere di fare tutto. E questo penso, ritengo, da quello che mi risulta, sia una pretesa nel nostro tempo. Voler fare tutto non si può, è impossibile. Allora questo principio che richiama Papa Francesco, fermiamoci. Perché siamo nella dinamica di questa rapidizzazione? È necessario fermarci, pensare e poi riprendere, diciamo, il cammino della nostra vita. Perché questa rapidizzazione, questa fretta, ci sta portando a conseguenze disastrose. Disastrose. Se non cambiamo, peggioreremo. E penso che questo non lo vogliamo. Almeno coscientemente non lo vogliamo. Come prima cosa si evidenzi il cambiamento climatico per indicare in modo generale le mutazioni che danneggiano gli uomini e l'ambiente per un legame perverso tra tecnologia e finanza. E questo il Papa, diciamo, è forte anche qui, cioè nel richiamare questo legame perverso, dice lui, fra tecnologia e finanza. Questo ricade in una cultura dello scarto, che sfrutta risorse senza prendere esempio dagli ecosistemi naturali, che regolano l'ambiente della vita umana in modo tale che i primi filosofi restavano meravigliati della perfezione del suo funzionamento. La natura si rifà da sola. Il Papa dice: noi vogliamo che rifare tutto in fretta, anche le questioni naturali. E la natura cammina molto più lentamente, ma si rifà da sola. E in questo senso vogliamo imparare anche di questo. La natura ha il suo cammino, il suo percorso molto più lento, ma funziona così. Da questo dobbiamo imparare. La nostra fretta ci può portare, certo, ad alcuni risultati belli, importanti, ma non sempre ai migliori secondo le aspettative, diciamo, che noi stessi vogliamo per la nostra vita. Come accade il mondo davanti a noi? Rapidizzazione è il termine usato dal Papa per rendere ciò che alcuni studiosi hanno voluto chiamare società liquida. Baumer, appunto, questo filosofo polacco che è mancato da qualche mese. Cioè, società liquida, non c'è più, diciamo, un qualcosa di sicuro, di solido, su cui io mi possa, diciamo, fidare per andare avanti. Viviamo in questa società liquida.
Vale a dire il mondo, la società, le situazioni cambiano molto rapidamente rispetto alle trasformazioni pure necessarie della natura. Qual è la ragione di questo cambiamento? Sicuramente non il bene comune. Perché basta che vediamo la realtà di tante nazioni lungo le vie del mondo e c'è una rivoluzione enorme. Perché non c'è appunto questa cura per il bene comune. Inquinamento e cambiamenti climatici, questo è un realismo, diciamo, dal punto di vista che lo vogliamo vedere. È un realismo che ne dobbiamo prendere atto. Scusi, non ho capito il nome, è un granismo? Realismo. Ah, realismo. Indico questa parola realismo perché almeno in spagnolo penso che in italiano sia pure così. Il suffisso, diciamo, è negativo. Sempre realismo, immanentismo, che ne so, indica sempre qualcosa di negativo. Realismo, cioè alcuni dicono che questa è un'opinione del Papa, ma non una cosa che in realtà sta accadendo. Ma si vede che non è così, non è un realismo, è qualcosa che sta accadendo veramente davanti a noi. Ci rendiamo, non ci rendiamo conto, forse, ma sta accadendo e di questo dobbiamo prendere atto e prendere ovviamente alcune misure perché non vada oltre l'ordine, l'equilibrio richiesto per la nostra vita ordinaria, naturale, nel mondo che abitiamo. C'è anche la questione, sempre in questo primo capitolo, la questione dell'acqua, non mi fermo qui. Perché sono, diciamo, questioni che il Papa lascia anche aperte, cioè c'è questo problema dell'acqua. Alcuni popoli non hanno l'acqua necessaria, vabbè, non mi fermo. Poi perdita della biodiversità, e questo per richiamarmi sempre a quella, diciamo, mia infanzia. Sì, in quel bosco di cui vi parlavo prima c'erano tante specie. Un ecosistema era che non esiste più, si perde quella biodiversità. Io dico quel piccolo esempio, menziono quel piccolo esempio, ma nel mondo sicuramente voi conoscete altri esempi di come questo ecosistema del nostro mondo si perde poco a poco. Qualche mese fa, per esempio, c'era questa discussione per Brasile. Come quell'area, diciamo, dell'Amazzonia venga in qualche modo distrutta, adesso con il permesso necessario. E questo è un distruggere appunto questa biodiversità di cui parla il Papa Francesco. C'è poi anche la vita umana, il deterioramento e degradazione sociale. L'uomo fa parte ovviamente del tutto, è una creatura di questo mondo, ha diritto a vivere ed essere felice, dice il Papa, al numero 43. L'inquinamento di cui si è parlato prima affetta la vita umana, esistono ambienti non adatti alla vita umana, anche ambienti belli e sereni, ma non con l'equilibrio che esige l'alto numero degli abitanti del pianeta. C'è una frammentazione sociale. Violenza, aggressività, narcotraffico, dinamiche dei media, comunicazione digitale, rumore dispersivo, emozioni artificiali, un dannoso isolamento, al numero 46, che oscurano la buona vita di pochi privilegiati e che non favoriscono lo sviluppo di una capacità di vivere con sapienza, di pensare in profondità, di amare con generosità. Questi, diciamo, principi che richiameremo anche verso la fine. Vivere con sapienza, pensare in profondità, amare con generosità, numero 47 dell'enciclica. Questo scenario che si è venuto creando come spazio per la vita umana ha bisogno di un nuovo sviluppo culturale dell'umanità.
perché la grazia, un principio che il Papa richiama anche altrove, la grazia suppone anche la cultura. C'è un altro tema importante in questo primo capitolo, l'inequità planetaria. Il semestre scorso, l'anno precedente, l'anno accademico scorso, abbiamo avuto una serie di incontri lì, che ha partecipato anche Jaime, diciamo anche Davide mi sembra, con gli ambasciatori dell'America Latina, e uno dei temi che uno di loro ha trattato, l'ambasciatore o l'ambasciata del Salvador presso la Santa Sede, ha trattato proprio questo tema, l'inequità. Ed è una cosa che sta distruggendo gran parte dell'America Latina, ma non credo solo dell'America Latina. Il Papa si rivolge qui, diciamo, a tutto il mondo, dice: siamo consapevoli delle conseguenze delle nostre azioni sulla vita degli altri? Sappiamo che chi più accumula gli effetti negativi sono i poveri? Il Papa è molto chiaro nella risposta a queste domande e la propone in due affermazioni nette. Ignorare i poveri. Ignorare i poveri aiuta a cauterizzare la coscienza e a ignorare parte della realtà in analisi parziali. E subito aggiunge che è necessario ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri. Leonardo Boff immediatamente commentò questa frase del Papa, anzi uno dei primi commenti che è uscito alla Laudato Si è proprio, porta questo titolo, il grido della terra e il grido dei poveri, perché Boff aveva già scritto anche anni fa qualcosa diciamo di simile, che si ritrovò subito in questa prospettiva di Papa Francesco. C'è il grido della terra e c'è anche il grido dei poveri. Da questo squilibrio sociale non si deve togliere l'attenzione per poter continuare a favorire il consumismo. In questo modo compare il tema delle relazioni internazionali per le implicazioni ecologiche, commerciali, le risorse naturali, i rifiuti tossici, il debito estero. Tutti questi temi hanno a che fare con l'inequità planetaria. La messa in atto delle reti di relazioni, nutrita da questi soggetti, esige responsabilità diversificate. Ovviamente ognuno alla propria responsabilità a livello personale, a livello locale, a livello nazionale, a livello internazionale. Non dobbiamo concedere dunque tanto spazio alla globalizzazione dell'indifferenza, dice il Papa al numero 52. Dobbiamo togliere non lasciare lo spazio alla globalizzazione dell'indifferenza. Sono parte del creato, sono umano, le cose del creato, le cose umane non mi sono strane, come dicevamo all'inizio, l'altro ieri. La debolezza delle relazioni è un altro tema presente in questo primo capitolo. Tuttavia, nel confronto con la realtà di questo mondo, proprio la rete di relazioni tra i paesi si dimostra molto debole. Inoltre, mai abbiamo maltrattato e offeso la nostra casa comune come negli ultimi due secoli, dice il numero 53, il Papa Francesco. La debolezza di relazioni tra le nazioni e il maltrattamento del pianeta ha dato passo a una crisi che rischia di distruggere gli ecosistemi, imponendo il paradigma tecno-economico, compromettendo la politica, la libertà e la giustizia.
Due anni fa ho partecipato all'inizio di apertura dell'anno accademico alla Pontificia Facoltà Auxilium di Pedagogia qui a Roma ed è venuto un eurodeputato italiano che ci ha parlato di un tema, non ricordo il nome, che ha parlato diciamo di queste difficoltà di cui il Papa diciamo che il Papa menziona in questo primo capitolo. E dice il Papa a un certo punto: dobbiamo cambiare il nostro stile di vita. Questo eurodeputato a me ha chiamato, cioè non soltanto a me, ma vedevo anche che a tutti i presenti. Lui diceva che quando era studente, 1970, aveva letto un libro che un po' faceva come una profezia. Dice: nel 2020 il nostro pianeta sarà in questo modo, per l'inequità, per l'ingiustizia, per diciamo tante cose che non andavano già nel 1970. Certo che allora quel libro lì era qualcosa per il futuro, 2020, ma 2016 stava parlando lui a questa facoltà, dice: io non ci credevo, ma tutte quelle cose del libro si sono avverate, una dopo l'altra. Siamo nel 2020 quasi e quel libro ormai diciamo raggiungerà, purtroppo si avvererà quella profezia se non ci fermiamo, ma rispetto a 30 anni che sono due anni possono cambiare le cose? Speriamo di sì. Questo per quanto dice pure il Papa, se non ci fermiamo, se non vediamo di cambiare atteggiamenti riguardo agli altri, riguardo alle cose, riguardo alle relazioni fra nazioni, tra persone, il nostro mondo rischia parecchio. E dicendo mondo dico casa, dico diciamo persone, dico cose, dico il creato. La realtà, inclusi i dettagli che sembrano insignificanti, è con essa, così come lo sono il degrado ambientale e il degrado umano ed etico. Guardare la realtà da una parte di essa o soltanto da essa è limitare l'ampiezza di vedute, dice Papa Francesco al numero 57. Ma non è possibile continuare a vivere in spensierata irresponsabilità, con un comportamento evasivo e alimentando i vizi autodistruttivi. Richiamiamo Epicuro: il piacere non è la sola via o il principio ispiratore, abbiamo altri principi. L'uomo non è la misura di tutte le cose, Protagora. Abbiamo altri principi. Non posso fare giustizia perché sono il più forte, no? Ci sono leggi. Tutto cammina secondo un determinato ordine. Eraclito, Anassimandro, Platone, Aristotele confermano queste teorie. È necessario dunque rendersi conto che siamo, è necessario rendersi conto chi siamo e dunque vivere di conseguenza. Davanti alla realtà del nostro mondo si richiede la ricerca di risposte integrali, non diciamo parziali, lo dice Papa Francesco al numero 60. Questo è necessario per risolvere il grande deterioramento della nostra casa comune e per chiedersi perché abbiamo smesso di pensare ai fini dell'agire umano, al numero 61. Questo sembra che non abbia importanza con il nostro tema, ma è importantissimo. Cioè, perché mai ci siamo fermati a pensare sulle conseguenze del nostro agire? Quello che noi facciamo è importante, ha delle conseguenze. Non siamo isole, siamo una rete.
quello che io faccio, quello che io dico ha delle conseguenze. Papa Francesco dice, come mai ci siamo, abbiamo smesso di pensare alle conseguenze delle nostre azioni? Con questa domanda praticamente chiudiamo questo primo capitolo dell'enciclica. Capitolo secondo, il Vangelo della creazione. Il capitolo secondo è considerato anche come il vedere, secondo lo schema che abbiamo fatto precedentemente, ma non il vedere della scienza di cui si è parlato nel primo capitolo, quanto il vedere secondo la fede. Viene presentato il Vangelo della creazione. Quali sono le componenti della persona? Quali elementi o parti dobbiamo tenere presenti perché si possa dire che la persona è al completo? Gli aspetti che spiegano l'essere umano sono moltissimi. In generale si parla dell'uomo come un essere sociale, un essere razionale, religioso, eccetera. E nella storia si sono coniati numerosi binomi per dire che cos'è l'uomo. Io ve le indico così, ve le scrivo magari, perché non c'è soltanto quell'uomo Homo Viator di cui parlavamo la volta scorsa. C'è questa serie di binomi che vi indico adesso. Homo Sapiens. Questa è la, diciamo, forse un binomio molto noto che si rifà anche alla storia dell'archeologia, alla storia dell'uomo. Aristotele si può anche rifare, ma c'è un'altra frase pure, Homo Faber. Cioè l'uomo che costruisce, l'uomo che lavora, l'uomo che fa in qualche modo. L'uomo Homo Adorans, l'uomo che in qualche modo, come abbiamo letto in qualche più di un brano dei filosofi antichi, ritiene che ci sia qualche, diciamo, realtà trascendente, sia essa inizialmente, diciamo, il sole, la terra, le stelle, quello che sia, ma ritiene che ci sia una realtà trascendente. L'uomo Loquens, la parola, cioè l'uomo che parla, l'uomo che sa convincere, l'uomo che parla bene, parla male, ha questa possibilità, parlare. Homo Festibus, l'uomo che fa festa, l'uomo che vuole vivere felice, l'uomo che vuole vivere sempre, diciamo, allegro, cioè contento di quello che fa, di quello che dice, della sua vita. È una caratteristica che più di un autore, diciamo, ha ritenuto caratterizzi l'essere umano, che fa festa, che vive nella gioia. Homo Ridens, l'uomo forse relazionato anche con la precedente, l'uomo che ride, è capace di ridere anche di se stesso. Questa è una grazia, io posso ridere anche di me stesso e questo mi fa bene anche agli altri, cioè sono capace di questo, è una caratteristica prettamente umana. Homo Aestheticus, all'uomo che piace anche, cioè la bellezza, la parte sensibile, quello che attira. E in realtà anche qui c'è un brano che vi richiamo soltanto, diciamo, della filosofia antica, perché questo Platone fino a un certo punto ci chiede anche, trovate questa frase nel Fedro, dice forse la bellezza, Homo Aestheticus,
è una caratteristica essenziale dell'uomo, per un semplice motivo. Sapete poi che Platone parla del mondo delle idee e di questo nostro mondo qui, diciamo, visibile. E tra questo mondo e l'altro ci deve essere pure un collegamento. Platone dice sì, sì, questo è una copia di quel mondo. Però parlando di questa bellezza dell'estetica, del sensibile, dice quel mondo ha una idea che fa praticamente da porta tra questo mondo e l'altro, è la bellezza. Perché dice tutte le cose belle ci attirano, perché siamo fatti per quel mondo là. In qualche modo ci sconvolgono. Noi rimaniamo, che ne so, meravigliati, stupiti davanti a un bel tramonto, davanti a una bella ragazza, davanti a chissà quante cose. Platone dice, è per questo motivo. L'idea della bellezza estetica fa praticamente da porta tra quel mondo e questo nostro. È una caratteristica tipica. Nessun leone, nessun cavallo, niente, si stupisce, diciamo, davanti a un tramonto. L'uomo sì, è una caratteristica tipica dell'uomo. Anche l'uomo economicus, le finanze, anche questa è una caratteristica umana. L'uomo, homo, technicus, technicus, dice qui, scusate, e questo dall'antichità anche, già dai greci sappiamo questo, cioè l'uomo è capace di imparare, di perfezionare la sua tecnica, la sua arte, techne, technicus, è una caratteristica tipica umana, homo technicus. Homo com'è? Ludens, l'uomo gioca anche, le piace giocare, è una caratteristica umana. Tutti questi binomi appunto cercano di specificare quel tipico umano da diversi punti di vista. Homo sapiens, homo faber, homo adorans, loquens, festivus, ridens, aestheticus, economicus, technicus, ludens. Papa Francesco in questo secondo capitolo dice, possiamo aggiungere anche l'uomo religiosus. Magari si trova già, possiamo inserirlo, trovarlo in uno di questi binomi, ma lui aggiunge l'uomo religiosus. Proprio perché oltre l'umanità che lo caratterizza, c'è anche qualcosa. Aristotele dice, è l'intelligenza. Pitagora dirà, è l'anima. E Papa Francesco dice, c'è questa parte che possiamo ritenere specifica anche dell'uomo religioso. Infatti, l'aspetto religioso è qualcosa che accomuna, fino a prova contraria, gli uomini e le donne dell'orbe. Tutte le culture praticamente, le risposte che hanno dato sul senso della vita, sulla origine del mondo dell'uomo, sulla finalità del mondo dell'uomo, hanno avuto origine in un ambiente, in un contesto religioso. Almeno quelle che, diciamo, di cui troviamo o abbiamo prova, in un contesto religioso. Dunque questa parte è importante. La componente religiosa, al numero 62 dice Papa Francesco, è una parte non indifferente per l'ecologia integrale
per il pieno sviluppo del genere umano e si configura come un approccio alla scienza. È una parte, sembrerebbe diciamo di no, ma non indifferente per l'ecologia integrale, che può essere affrontata anche al capitolo numero 4. Questo atteggiamento di rispetto, praticamente di riverenza davanti al creato, davanti al mondo, davanti alle cose. L'approccio religioso alla realtà, per quanto detto in precedenza, fa parte della ricchezza culturale dei popoli. La riflessione, mossa dalla fede, è appoggiata nella filosofia, perché possa, perché riesca a fare una sintesi del sapere della realtà, conciliando la visione della fede e della religione. È comunque vero che a partire dalla fede, quella di ogni popolo, come menziona qui Papa Francesco in questo capitolo 2, si costruisce una cosmovisione. Questo è importante, perché questi aspetti, assieme a quello che poi aggiunge o che menziona Papa Francesco, la questione religiosa, non è indifferente nell'umanità. E lì possiamo trovare i presupposti per avere una cosmovisione, cioè un orizzonte in cui si possa svolgere la nostra vita quotidiana. Una cosmovisione dove l'uomo si scopre come parte dell'ambiente circondante, vincolato a compiti e doveri, mosso non soltanto dal gusto, come diceva Epicuro nell'antichità, e come si pretende tante volte nel nostro mondo. No, no, ci sono compiti e ci sono doveri che scaturiscono, che hanno la base in quella cosmovisione specifica di ogni popolo. Numero 65 dell'enciclica. A partire da questa cosmovisione si costruisce la teologia della creazione. La teologia della creazione poi suppone diversi punti o aspetti che impostano la visione del mondo, la visione del cosmo, la visione dell'universo. C'è il creatore. Tutte le cose della creazione che sono buone. Secondo la Genesi, Dio disse, vive, che tutto era buono. A partire dalla visione di fede, l'uomo ha una dignità unica, perché non è nel caos, non è governato dalla pura casualità o da cicli senza senso, ma ogni persona è amata, è voluta ed è necessaria. Queste questioni che menziona un po' Francesco, ecco, non diamo le cose scontate così facilmente. Questo mondo, questo nostro mondo è voluto, forse non nelle condizioni in cui si trova, che sono conseguenze dei nostri atti, diciamo, personali o collettivi, comuni, ma è anche vero che questo mondo è voluto da Dio, così come ognuno di noi è amato, voluto e necessario. Nella cosmovisione biblica l'armonia umana prevede la relazione con Dio, con il prossimo e con la terra, con la creazione. Questa struttura fondamentale si vede necessaria per avere una vita equilibrata. Nella cosmovisione cristiana, ripeto, si prevede questa relazione con il creatore, con la trascendenza, con la divinità, con Dio, secondo le culture, una relazione con il prossimo, con chi mi è vicino, con chi fa parte della mia vita, con chi mi è contemporaneo.
è una relazione pure con la terra, cioè con la creazione. Tutto è connesso, secondo questa idea dell'enciclica, tutto è connesso, dunque si prevede pure questa relazione. Nella storia però questa armonia primigenia e ideale è degenerata a una serie di relazioni conflittuali a causa del peccato, secondo la rivelazione, ma anche a causa della volontà di potenza, per dire una frase con il cioè, la volontà di potenza, io sono il più forte, io faccio giustizia da me stesso, io sono la misura di tutto. Questa volontà di potenza, diciamo, ha trascinato il nostro mondo a una serie di relazioni conflittuali. Nonostante è possibile aggiungere o raggiungere l'armonia, come dimostra San Francesco d'Assisi, richiama ancora il Papa. È conveniente seguirlo perché oggi la disarmonia del peccato si dimostra con forza, e commenta Papa Francesco, si dimostra con molta forza questa disarmonia. È vero, dice il Papa al numero 67, che certe interpretazioni, certe cosmovisioni contestano la Bibbia per lo stato attuale della terra. Perché mai la contestano? Perché nella Genesi si dice che l'uomo deve soggiogare, deve dominare la terra. E alcune culture dicono, ecco, chi è il colpevole che la terra sia in queste condizioni? I cattolici, i cristiani. Perché? Perché loro, secondo la Bibbia, devono sfruttare la terra, ed ecco siamo ridotti in questo modo. Alcuni dicono così, ma non è l'unica cosa che dice la Bibbia, o non è, diciamo, la base di tutte, e non sono soltanto i cattolici che sfruttano la terra. Ci sono poi tante altre cause, ma dice Papa Francesco, il numero 67, è vero che c'è questo. Tuttavia, sempre Papa Francesco, bisogna correggere le interpretazioni, perché soggiogare vuol dire custodire. E cosa significa custodire? Lo abbiamo detto la volta scorsa. Già Papa Francesco, all'inizio del suo ministero petrino, coniugava, diciamo, spiegava cosa vuol dire custodire. Significa proteggere, curare, preservare, vigilare, vale a dire non distruggere, non usare, diciamo, discriminatamente le cose. Questi sono verbi e concetti che richiamano la responsabilità personale e anche collettiva. In questa visione della relazione uomo-natura non c'è quindi spazio per l'antropocentrismo despotico, l'uomo è la misura di tutte le cose. No, non c'è posto per questo, al numero 68. E neanche per un antropocentrismo deviato. Io sono il più forte, faccio giustizia da me stesso. No, neanche per questa deviazione c'è spazio, dice Papa Francesco, al numero 69. Quando l'uomo non vive responsabilmente la relazione con il creato, si spezzano le relazioni armoniche e non si favorisce affatto la giustizia. Infatti la giustizia non abita più sulla terra, almeno in tante parti della terra. Ritrovarsi in una struttura dove le relazioni non funzionano porta ad avvertire la necessità, appunto, di ristabilirle. Parlo per esempio per quanto mi riguarda la mia nazione, è un disastro attualmente, per la questione appunto di insicurezza. Chi ha visitato il Messico poi avrà sentito almeno l'insicurezza che c'è attualmente. Prima, io ricordo per esempio che dove io ho fatto parte della mia formazione, una città, un centro nord del Messico, Zacatecas, per chi conosce. Io ricordo che si vedevano i bambini, si sentivano la gente che poteva stare benissimo quasi fino a mezzanotte, i ragazzi più grandi che stavano a giocare, stavano a parlare con gli altri.
abitudini in tante parti, fino a mezzanotte. Qualche anno fa io sono tornato in questa città e arrivavo un po' tardi, arrivavo alle 10 di sera. E ho chiamato ovviamente, aspettate, perché sapevo che la portiera era chiusa e un problema, poi mi sono aperto. E infatti ne sono mi aperto. Ma alla piazza che prima era gremita di gente, a quell'ora 10 di sera, non c'era nessuno. Nessuno assolutamente. Era una cosa sconvolgente per me, quella piazza così, diciamo, con tanta gente prima, bambini che correvano, ragazzi e ragazze che stavano lì a giocare, a parlare, a divertirsi, non è più possibile. Insicurezza. E così in tante altre parti del mondo, spero non come lì. Quando si uscirà da questo, la gente è stanca. Infatti, in queste ultime elezioni al Messico le cose sono cambiate parecchio. Non so cosa ci aspetta per il prossimo futuro. Ma vediamo, speriamo che le cose migliorino qui, in Messico, ovunque. Il Papa dice, questa insicurezza, questa ingiustizia fa desiderare la giustizia. Da chi più, diciamo, la soffre, la ingiustizia. Gran parte della gente del nostro mondo. Forse è conveniente chiedersi che non possiamo non riconoscere la figura di un Padre unico e creatore del mondo. Parlando di creature e creatore si parla anche in modo diverso del mondo. Creazione non è lo stesso concetto di natura, come alcuni pretendono pure dire. Mentre dico creazione, ammetto una decisione, una scelta libera, un ordine d'amore. Il creato che nel creato rimanda, anzi esige, la libertà e la responsabilità umana. E abbiamo visto come i filosofi antichi, senza che ne esistesse ancora la Chiesa, si richiamavano a questo principio, a questa causa efficiente. La ragione ci porta a questo. Qualcuno poi, Filone d'Alessandria, diciamo, ha detto di alcuni di questi brani, o concretamente di Platone. Sicuramente Platone ha letto la Bibbia, e l'Osservatore Romano pubblicò due articoli almeno per rispondere a quello. Recentemente Filone d'Alessandria è contemporaneo di Cristo, ma leggendo Platone e vedendo che lui parlava appunto di demiurgo, non di creatore, ma demiurgo, di comandante parla, cioè per dire che questo mondo non è frutto del caso, ma ha una causa, è ordinato, è equilibrato, Filone arriva a dire sicuramente Platone ha letto la Bibbia. E poi cambia tutte le sue dottrine, è così come li conosciamo adesso. Ma è anche vero che Platone, da quanto ci risulta, non ha letto la Bibbia. Che tra l'altro è in questo tempo che la Bibbia veniva messa per iscritto. Non esisteva ancora un esemplare della Bibbia, non c'era WhatsApp, non c'era internet, niente su cui si poteva consultare così facilmente come possiamo fare adesso. Ma era comunque illuminato. Ha sfruttato al massimo quello che diceva Aristotele, la parte più nobile che il no, la ragione. E dunque si è, diciamo, spinto fin là, a arrivare a questi principi che il Papa dice appunto, parlando di creatore, ammettiamo anche la natura e ammettiamo allora che il nostro mondo non è frutto del caso, ha un certo ordine, ha un'origine e ha una finalità. Sta lunga seconda parte e diamo lo spazio necessario anche, attendiamo sì che altri arrivano, diamo spazio così al terzo punto che è la base, diciamo questo che stiamo dicendo, la base di quello che noi cerchiamo di affermare, cioè il nuovo stile di vita.
o lo stile di vita che scaturisce a partire dal contenuto dell'enciclica. Questa sarà la ultima parte, diciamo, che noi cerchiamo di proporre, che a base, diciamo, o come conseguenza di tutto quello che abbiamo detto, o conseguenza anche dei presupposti filosofici che noi possiamo rintracciare nella enciclica Laudato Si. Cerchiamo allora di capire, di entrare al contenuto del terzo capitolo, che è la radice umana della crisi ecologica. Questo capitolo meriterebbe, diciamo, essere commentato tenendo presente quella frase che abbiamo citato di Protagora: l'uomo è la misura di tutte le cose. E questo antropocentrismo di cui si parla in questo terzo capitolo richiama quasi automaticamente questa frase di Protagora: l'uomo è la misura di tutte le cose. Ovviamente la tecnologia è un bene per l'umanità e conviene che continui a svilupparsi. Questo il Papa Francesco, il Magistero in generale, lo ha riaffermato più volte. Il progresso, la tecnica, la tecnologia in generale è un bene per l'umanità e conviene che continui a svilupparsi. Negli ultimi due secoli, tuttavia, il corso del progresso tecnico-scientifico, le nuove scoperte, le possibilità aperte, si sono evolute a tal grado che hanno concesso all'uomo un'autonomia impressionante, difficile da gestire nel rispetto delle persone e del bene comune. Ripeto l'idea, cioè la tecnologia è senz'altro un bene e conviene che continui a svilupparsi. Tuttavia, negli ultimi due secoli, un po' più, un po' di meno, questo sviluppo ha portato all'uomo praticamente a perdere il controllo su se stesso e a perdere di vista il bene comune, tante delle volte. Non poche conseguenze relative al progresso tecnico hanno accresciuto la disuguaglianza tra le nazioni e la società di ogni singola nazione. Infatti, si è generalizzato il paradigma tecnocratico nel mondo. Non si può tornare indietro, certo. Non possiamo non riconoscere tutto il progresso, diciamo, che ha fatto l'umanità fino a questo momento. Ma è anche vero, come più volte dice Papa Francesco, che non possiamo continuare a vivere in questo modo. Dobbiamo riprendere il controllo di noi stessi. Dobbiamo avere davanti il bene comune. È necessario rivedere l'antropocentrismo e togliere dalla vita quotidiana le nefaste conseguenze del relativismo pratico. L'uomo è la misura di tutte le cose. Confrontate per esempio il Magistero di Papa Benedetto XVI, lui ha scritto parecchio su questo, è stato contestato, è stato di tutto c'è. Dunque, è pure chiaro che in questo terzo capitolo dell'enciclica viene richiamato l'antropocentrismo e con esso il relativismo pratico, che Papa Francesco riprende ancora nella sua ultima enciclica o documento papale sulla santità. Viviamo in un relativismo pratico. È necessario rivedere, cioè togliere dalla vita quotidiana, le nefaste conseguenze del relativismo pratico, la mancanza di lavoro, le conseguenze tragiche per l'uomo e per la terra della manipolazione genetica. Il progresso tecnologico, orientato male, si scopre alla radice della crisi ecologica, diventata urgente, e diventa urgente abbinare progresso ed etica. Questo è fondamentale. Il progresso deve avere principi etici pure.
Risulta particolarmente importante come il Papa segnali che la radice del male si trova nell'agire umano. Si è liberi, ma l'esercizio della libertà richiede un forte senso di responsabilità. In questo senso, il prendere atto di quanto sta accadendo nella casa comune suggerisce categoricamente di rivedere l'indirizzo degli atti umani. Perché abbiamo smesso di pensare all'umano? Chiedeva prima Papa Francesco. Usando la nostra libertà dobbiamo necessariamente aggiungere la responsabilità. Davanti alla crisi che il Papa al numero 101 richiama in più modi, crisi geopolitica, europea, di civilizzazioni, medioambientali, medioambientale, economia globale, dell'umanesimo. Siamo in una crisi praticamente generale, a dire al numero 101. Questo antropocentrismo, con le sue nefaste conseguenze a diversi livelli, è necessario che riprenda anche il senso della responsabilità e che non perda mai di vista il bene comune. Questo in sintesi, diciamo, il contenuto del terzo capitolo. Il quarto capitolo, una ecologia integrale. Come vi dicevo anche la volta scorsa, forse questo capitolo è il più commentato dell'enciclica. E penso che tanti di voi avete avuto a che fare sempre con questo capitolo, perché sono i temi che più, diciamo, sono stati ripresi per master, per incontri, per articoli, per tante cose che riguardano ovviamente il nostro mondo e che sono presenti in questo capitolo, l'ecologia ambientale o un'ecologia integrale. Una volta che nei primi tre capitoli si sono affrontati i temi centrali del vedere e del giudicare, il terzo passo metodologico sarebbe quello di decidere che cosa fare, come agire perché ciò che si è visto, si è giudicato necessario cambiare, possa veramente cambiare. A questo tema sono dedicati i tre restanti capitoli dell'enciclica, 4, 5 e 6. Da quanto si è detto si evince che è necessario uno sguardo che tenga conto di tutti gli aspetti della crisi integrale, o della crisi mondiale, scusate, al numero 137. Questa premessa è fondamentale dal punto di vista filosofico. Per quello che noi cerchiamo di fare è importantissimo, perché pure abbiamo detto la volta scorsa, chi sa vedere l'insieme, chi ha uno sguardo sinottico, è filosofo, sa capire il senso, il ruolo, il posto di ogni cosa, oltre che di se stesso ovviamente, di ogni cosa nel mondo. Chi non ha una visione d'insieme finirà sempre con una visione parziale, e questo ovviamente non conviene. E qui il Papa al numero 137 dice: bisogna avere questa visione d'insieme, bisogna di avere questa cosmovisione per poter poi inserirci in un modo specifico di vivere. Soltanto a partire da questo sguardo generale si possono avanzare le tre idee di azioni: ecologia integrale, percorsi di dialogo, sviluppo di nuove convenzioni, nuovi atteggiamenti e stili di vita, processi cioè di rigenerazione. Siamo ai numeri 137, 163 e 202, appartenenti agli ultimi tre capitoli ovviamente. Il tema dell'ecologia è forse uno dei più approfonditi tra gli studiosi, e qui è dedicato da Papa nell'aspetto, è declinato dal Papa nell'aspetto ambientale, economico e sociale. Si sottolinea ancora quanto sia fondamentale una visione ampia della realtà, una visione generale, una visione chiara, una visione non parziale della realtà.
Dal punto di vista filosofico è messo in evidenza l'unica realtà, l'unità della realtà. Non ci sono molte crisi, ma una sola. Non sono opportune le conoscenze frammentarie. È fondamentale cercare soluzioni integrali. Ci sono ecosistemi di cui si deve tenere conto. È necessaria l'ecologia economica che favorisca una visione più integrale e più integrante, che renda consapevoli come il tutto è superiore alla parte. Queste frasi sottolineano quindi l'unità della realtà, un tema presente sin dall'inizio della filosofia, come abbiamo visto. Tutto è uno, e quest'unità era pure un problema nell'antichità. Io non ho citato nessun frammento di Parmenide, ma questa idea è fondamentale in questo filosofo, tanto che è entrato subito in confronto, diciamo, in problemi con Eraclito, perché Eraclito diceva che tutto scorre, tutto cambia, niente rimane se stesso per molto tempo, e Parmenide invece diceva no, al contrario, tutto è fermo, niente cambia, tutto è unità, per quanto, diciamo, riguarda proprio l'idea dell'unità del nostro mondo. Il mondo è uno ed è una unità molto variegata, così tanto da ritenere che funzioni per azione degli opposti, come diceva Eraclito, o che sia una unità indivisibile, come diceva Parmenide. Comunque, al di là di tutte le possibili concezioni, la realtà va studiata nella scala di unità e diversità, come dice Platone, e nella varietà dell'essere, di cui si occupa Aristotele. Ora, le cose sono unità nella diversità, e ciò rende necessaria la categoria della relazione, di cui appunto il Papa Francesco menziona più volte nell'enciclica, e a cui dedica anche un posto non indifferente nella recente Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium, che regola l'attività delle pontificie università. Lì non sono cambiate tante cose, ovviamente. La Veritatis Gaudium rientra alla Sapienza cristiana, ma ha di particolare, o di Papa Francesco, diciamo così, il proemio. E una delle cose che viene richiamata è proprio questa, cioè la possibilità di fare rete, la possibilità di collaborare, la possibilità di lavorare insieme, dice Papa Francesco. E questo ovviamente è un tema che viene ripreso anche in questo capitolo dell'enciclica. Passiamo così al quinto capitolo, alcune linee di orientamento e di azione. Rimane chiaro che per l'importanza del tema si vuole ribadire l'importanza della responsabilità nelle varie dinamiche che intendano mettere in pratica i principi della Laudato Si. Infatti, ancora è richiamato il tema della responsabilità sotto vari aspetti. Vi dico soltanto alcuni numeri della importanza, diciamo, che Papa Francesco dice deve avere questa parte dell'essere umano, cioè la responsabilità. Al numero 170 dice: ci sono responsabilità comuni, ma differenziate. Al numero 175 dice: ci deve essere una reazione globale più responsabile. Al numero 176 torna a parlare ancora, dice: ci sono diverse responsabilità a livello personale, come ancora ha detto precedentemente, a livello personale, a livello locale, a livello nazionale, a livello internazionale.
ci deve essere, al 181 dice, una generosa responsabilità. La responsabilità, al numero 192 dice, deve essere unita pure alla audacia. Devo essere responsabile e devo essere pure audace. Al numero 194 dice, è necessario riflettere responsabilmente sul senso dell'economia e la sua finalità. Sappiamo quanto questo, diciamo, tema preoccupi Papa Francesco, la questione della finanza, è parte integrante, importante, diciamo, del sistema, del paradigma che ci governa in questo nostro tempo. Riflettere dunque, dice il numero 194, responsabilmente sul senso dell'economia e la sua finalità. 196 dice, il principio di sussidiarietà esige più responsabilità verso il bene comune. Questa responsabilità dunque sembra essere importantissima per quanto dice il Papa al capitolo quinto su alcune linee di orientamento e di azione. Non richiamo altri temi perché non abbiamo più tanto tempo per l'ultimo tema. Passiamo così al capitolo numero 6. Qui ci tratteniamo un po' di più perché qui verrà, diciamo, in estata quello che diremo nella terza e ultima parte. L'educazione e spiritualità ecologica. Al numero 202 si dice, molte cose devono riorientare la propria rotta, un tema che abbiamo già richiamato più volte, ma prima di tutto è l'umanità che ha bisogno di cambiare. Manca la coscienza di un'origine comune, di una mutua appartenenza e di un futuro condiviso da tutti. Questa consapevolezza di base permetterebbe lo sviluppo di nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di vita. Emerge così una grande sfida culturale, spirituale ed educativa che implicherà lunghi processi di rigenerazione. Non è dunque una cosa facile questo tema che noi pretendiamo commentare come ultimo, cioè almeno di questa mattinata. Lo stile di vita non è una cosa automatica. Bisogna reimpostare la parte umana e questo richiede lunghi processi, richiede collaborazione, richiede audacia, richiede responsabilità. Immediatamente si pone il problema del paradigma imperante. Il consumismo soggettivo è il riflessivo soggettivo del paradigma tecno-economico, dice il Papa al numero 203. Tra i risultati negativi di questo paradigma sono menzionati alcuni esiti negativi. Quali? La mancanza di identità. È vero. Uno spagnolo che commentava questa enciclica dice, è vero che in questi ultimi anni, in tante parti del mondo, non si vive più fino ai 70 anni. Abbiamo tante persone centenarie qui in Italia, e non soltanto qui in Italia, grazie a Dio anche in altre parti del mondo. Ma questo autore spagnolo che commentava l'enciclica dice, purtroppo arriviamo a una mancanza di identità, che ci fa perdere tante volte il senso della responsabilità e viviamo da adolescenti quasi fino ai 40 anni. È una sua opinione. Ma dice, non abbiamo questo senso della responsabilità, viviamo da adolescenti. È una conseguenza di questo paradigma che ci domina, che ci organizza, una conseguenza ovviamente negativa. Un'altra conseguenza negativa. In che senso la perdita dell'identità? Perché diciamo se non si è consapevole di quello che si è, si trascinano
tante conseguenze, diciamo, che non sono più di una persona adulta. È la mancanza di identità, una conseguenza ovviamente negativa, ripeto, è a dire di questo autore che commenta l'enciclica. E anche un'altra conseguenza negativa, la precarietà e l'insicurezza. Questo non c'è bisogno, penso, di commento. Ha una conseguenza del paradigma che ci governa. Poi, un'altra conseguenza negativa, l'egoismo collettivo. Anche qui non c'è bisogno di commentare tanto, l'egoismo collettivo. Un'altra conseguenza negativa, tutte queste le trovate al numero 204. Violenza e distruzione reciproca. Davanti a questi e altri problemi del nostro tempo, Papa Francesco propone un cambiamento negli stili di vita, numero 206, una responsabilità sociale dei consumatori che renda consapevoli e quindi porti a prendere decisioni che favoriscano il cambiamento di stile di vita. Si può effettivamente produrre uno stile di vita alternativo, al numero 208 viene menzionato. Si può produrre, si può proporre, si può assumere, si può portare avanti questo stile di vita alternativo. Quando siamo capaci di superare l'individualismo, si può effettivamente produrre uno stile di vita alternativo e diventa possibile un cambiamento rilevante per la società. Ovviamente è chiaro che si rende necessario rivedere lo stile di vita e ripensarlo per attivarsi a raggiungere la cittadinanza ecologica, di cui Papa Francesco parla ovviamente al numero 209. La coscienza della gravità della crisi culturale ed ecologica deve tradursi in nuove abitudini. Questo è difficile da fare, molto difficile, perché se abbiamo vissuto, abbiamo delle abitudini già, diciamo, ben consolidate, è difficile cambiare. Già Aristotele al riguardo si esprime molto bene per le abitudini. Dice: tu vuoi diventare buono? Incomincia a fare una cosa buona oggi. Ne fai un'altra domani, dopodomani ne farai tre, dopodomani, e poi non ti renderai conto e sarai virtuoso, sarai buono, per abitudine. Ma se tu incominci a fare una cosa negativa, anche se piccola, oggi questa cosa piccola ma disastrosa sarà uno sbaglio enorme alla fine. Basta un grado qualsiasi, piccolo diciamo, e il disorientamento è enorme alla fine. Questo dice già Aristotele. Dunque Papa Francesco dice: ecco, bisogna cambiare le abitudini, e questo vi dico, è difficile. Ma se non lo facciamo, ecco, non accogliamo questo messaggio dell'enciclica. Qui si propone un tema per nulla indifferente e in una percentuale diversa corrisponde a tutti i paesi: l'educazione. In Italia, chi sa più, diciamo, di questi temi, sa che diversi, o un paradigma educativo, non so se già sia entrato in vigore o meno, prevede rivedere i ragazzi non nell'insieme, diciamo, di quello che è una persona, ma nella possibilità o nelle possibilità che diano più guadagno a gruppi, a imprese, a cose. E ovviamente questo non va. Se vogliamo cambiare stili di vita, se vogliamo cambiare a uno stile di vita migliore, dobbiamo, dice il Papa, favorire immensamente, immensamente il campo dell'educazione. È necessario.
Questa esigenza, questa sfida si pone per garantire l'equilibrio ecologico, quello interiore con se stessi, quello solidale con gli altri, quello naturale con tutti gli esseri viventi, quello spirituale con Dio. L'impegno è chiaro ed è insistente. L'educazione ambientale, si dice il numero 210, dovrebbe disporci a fare quel salto verso il mistero. Da qui un'etica ecologica trae il suo senso più profondo. D'altra parte, ci sono educatori capaci di reimpostare gli itinerari pedagogici di un'etica ecologica in modo che aiutino effettivamente a crescere nella solidarietà, nella responsabilità e nella cura basata sulla compassione. Al di là delle leggi, dunque, si deve far leva sulla trasformazione personale, questo è fondamentale. L'educazione si affronta a diversi livelli, ma è fondamentale la questione personale. È nell'interiore di ciascuna persona che inizia a cambiare il mondo. L'impegno dello Stato vale se trova disponibilità nelle persone, perché è molto nobile assumere il compito di avere cura del creato con piccole azioni quotidiane. Ed è meraviglioso che l'educazione sia capace di motivarle fino a dar forma ad uno stile di vita. È dunque un circolo che deve funzionare come tale. La disponibilità personale, la disponibilità dello Stato, così che l'insieme, il circolo possa funzionare. Questo lo trovate al numero 211. Quali allora i livelli da favorire con l'attività educativa? Il Papa abbonda qui in questo, a rispondere a questa domanda. La scuola, la famiglia, mezzi di comunicazione, la catechesi e altri. Questi sono fondamentali. Scuola, famiglia, mezzi di comunicazione, catechesi e altri. La vita delle nazioni nella loro struttura generale dovrebbe considerare la possibilità di amare e contemplare il bello, ma non solo. L'educazione sarà inefficace e i suoi sforzi saranno sterili se non si preoccupa anche di diffondere un nuovo modello riguardo all'essere umano, alla vita, alla società e alla relazione con la natura. Altrimenti continuerà ad andare avanti il modello consumistico trasmesso dai mezzi di comunicazione e attraverso gli efficaci meccanismi del mercato. L'enciclica finisce, come abbiamo già precedentemente detto, proponendo la possibilità concreta per i credenti cristiani e anche per i non credenti. Così chiude, diciamo, questa parte dell'enciclica. Questo capitolo è il contenuto sommariamente dell'enciclica. Questo ovviamente ci permette poi di riprendere questo stile di vita di cui parlavamo. Io cercherò di fare qui una, diciamo, relazione con quello che da una parte è risultato dal commento al contenuto dell'enciclica, ma dall'altra parte quello che è proprio francescano. Perché anche qui sono venuti fuori alcuni commenti. C'è per esempio quella opera del professor Martín Carbajo, che si intitola proprio così, Le radici francescane della Laudato Si. Dunque, alcune premesse o quello che è l'identità francescana è intimamente connessa a contenuto dell'enciclica. Cerchiamo allora di evidenziarlo. Davide, fai. Thank you.
quest'ultima parte molto breve. Riprende praticamente il contenuto dell'enciclica in un modo che io mi sono sorpreso anche quando ho visto che diversi autori, o almeno tre, hanno ristrutturato il contenuto dell'enciclica parlando di 10 comandamenti. Non ho inserito questa frase lì, 10 comandamenti. Ma da una parte voi avete principi regolatori per un nuovo stile di vita secondo la Laudato Si. Avete 10 frasi, anzi 20. Perché corrispondono? Uno a una rivista spagnola, Razón y Fe, che nell'editoriale 2015 ha ritenuto opportuno riassumere il contenuto dell'enciclica evidenziando questi 10 comandamenti. L'altro, a uno risponde, diciamo, le altre 10 frasi sono di un professore della Università Salesiana che anche ha scritto un libro intitolato proprio così, I 10 comandamenti della Laudato Si, reimpostandoli secondo il nostro schema metodologico, vedere, giudicare e agire. Poi un altro professore spagnolo, nell'altra parte diciamo del foglietto, riporta anche 10 frasi, secondo quel metodo che noi abbiamo indicato, vedere, giudicare e agire. E qui riprende, come viene indicato lì, il numero 16 della Laudato Si. Questo mi ha richiamato, diciamo, molto l'attenzione, e sorpreso anche perché professori così distanti, una rivista spagnola, un professore della Salesiana e diciamo un altro professore spagnolo, per niente diciamo vicino a quell'altro spagnolo, propongono questo decalogo come risultato di quel terzo passo del metodo, vedere, giudicare e agire. Che cosa dobbiamo fare? Il contenuto dell'enciclica ha voluto essere riassunto seguendo la struttura dei 10 comandamenti verdi, dice il professore della Università Salesiana. La possibilità è proposta da 3 autori. A questo decalogo ci aiuterà, diciamo, ci aiuteranno alcuni atteggiamenti che emergono anche dall'enciclica e che aiuteranno senz'altro ad arrivare a quello stile di vita così auspicato da Papa Francesco. Primo, dobbiamo riscoprire quel senso di meraviglia che è d'Aristotele, che riprende San Francesco, Laudato Si, che ripete per ben 8 volte nel Cantico di Frate Sole e che Papa Francesco ripropone frequentemente. Viviamo nella gioia, riscopriamo questo gusto per vivere, al di là delle nostre problematiche non perdiamo quella possibilità di vivere secondo anche una di, o diverse di queste binomi, cioè homo ludens, homo ridens. Riscopriamolo, viviamo dunque con questo senso di meraviglia. Secondo atteggiamento, proponiamoci, atteggiamoci anzi su questo mondo secondo l'uomo viator, l'uomo viator, uomini e donne in cammino, non padroni del mondo, ma dipendenti, in relazione. Un
un altro atteggiamento che, come risultava evidente dal contenuto dell'enciclica, non perdiamo di vista il bene comune. Questo dal punto di vista personale, dal punto di vista locale, nazionale e internazionale. Certo, non tutto ci compete, ma quello che spetta a noi, curiamolo. Il bene comune. Questo ci porterà ad arrivare, ovviamente, al senso della vita, a riscoprire il senso della vita e ad impostare il nuovo stile di vita di cui parla Papa Francesco. Leggiamo così, cioè questi parametri, questi principi regolatori per un nuovo stile di vita, secondo la Laudato Si, appoggerai la causa dei poveri. Prendersi cura della nostra casa comune in pericolo. Principio regolatore. Due, diciamo, frasi di due autori che riassumono il contenuto dell'enciclica. Secondo, stimerai la diversità del nostro mondo. Ascoltare il grido dei poveri. Terzo, assumerai i consensi scientifici, riscoprire una visione teologica del mondo naturale. Quarto, supererai il paradigma tecnocratico, ammettere che l'abuso del creato è peccato ecologico. I miei atti umani, le mie azioni, quello che faccio, ha delle conseguenze su di me e su chi sta accanto a me. Quinto, impulserai le decisioni necessarie, benché costose. Riconoscere le radici umane della crisi della nostra casa comune. Sesto, non sottoporrai il tuo operare agli interessi economici. Sviluppare un'ecologia integrale. Settimo, ti immergerai nella tua tradizione spirituale. Imparare un nuovo modo di dimorare nella nostra casa comune. Ottavo, riscoprirai il valore della semplicità nella tua vita. Educare alla cittadinanza ecologica. 9. Ravviverai una conversione personale, ecclesiale e comunitaria. Abbracciare una spiritualità ecologica. 10. Valorizzerai l'importanza dei tuoi comportamenti quotidiani. Coltivare le virtù ecologiche. Questo dunque il decalogo, anzi decaloghi, di due autori personali, il corsivo ovviamente di uno, e sono ben distinti tra loro, ma riassumono il contenuto dell'enciclica, questi due autori. Sì? Assumerai i consensi scientifici? Sì, perché diciamo la scienza ha anche le sue luci, possiamo vedere. Per esempio batteri che hanno ritrovato che riescono a mangiare la plastica, cioè effettivamente l'ottico anche il lavorando della scienza ha fatto il danno a cercare il rimedio per rimediare i danni stessi della scienza, quindi ascoltare la scienza perché ci sono dei ritrovamenti di chimica verde, come reagire a quelli che sono i danni fatti anche dalla scienza. Non tutto nella scienza ovviamente è negativo, ci sono tantissime cose buonissime, assumerai, cioè di solito, o almeno nel contenuto dell'enciclica, vengono menzionate tante cose negative e conseguenze di solito, ma non tutto è negativo.
Anzi, abbiamo detto pure che il progresso è una cosa che è bene che continui, che è bene che vada avanti, lo ha detto più volte anche Papa Francesco oltre l'enciclica, e questo si riferisce proprio a questo, assumere i congressi e noi coscienze, consensi scientifici. Ma c'è anche dall'altra parte l'altro autore che riassume in questo caso il numero 16 che noi abbiamo richiamato all'inizio, cioè il martedì scorso. Questo autore, come tra l'altro dice Papa Francesco, quello che dico in questa enciclica è riassunto nel numero 16, questi sono i temi principali. Questo autore però riorganizza il contenuto del numero 16 secondo quello schema metodologico che noi abbiamo evidenziato, vedere, giudicare, agire. E vediamo come organizza questi 10 punti di riferimento per il nuovo stile di vita. Primo, l'intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta. Vedere e giudicare. La convinzione della connessione tra le cose del mondo. Vedere e giudicare. La cultura dello scarto. Vedere e giudicare. Critica al nuovo paradigma e alle forme di potere derivanti dalla tecnologia. Giudicare. Discernere, ripete anche spesso Papa Francesco, discernere. Quinto, il valore proprio di ogni creatura, giudicare. Io l'unica cosa a cui non ho trovato utilità sono le zanzare e le mosche. Zanzare e le mosche. Ma poi per il resto qualche utilità o qualche, non so, senso avranno in questo creato, diciamo così. Scusate, il valore proprio di ogni creatura, giudicare. Ma anche San Francesco si chiedeva anche delle formiche. In realtà San Francesco adesso ricordo che si chiedeva pure delle formiche. Dice perché queste non si affidano, mi aiutano i frati, non so se c'è qualche numero delle fonti, non si fidano alla provvidenza, sempre stanno preparando, diciamo, per il domani, per il domani. Quando il Vangelo dice già il domani, ha le sue proprie cose, dice. Francesco dunque si chiedeva anche sulle formiche. Il senso, sesto, il senso umano dell'ecologia, giudicare. Settimo, necessità di dibattiti sinceri e onesti, giudicare e agire. Otto, l'invito a cercare altri modi di capire l'economia e il progresso, agire. La grave responsabilità della politica internazionale e locale, agire. La proposta di un nuovo stile di vita, agire. Questo è il numero 16, che già abbiamo richiamato più volte, impostato secondo la metodologia che usa Papa Francesco. I temi che presenta l'enciclica dimostrano di trovare un'accoglienza versatile nella riflessione generale e, come l'esempio dei 10 comandamenti che abbiamo appena letto, modi ingegnosi per fissare il messaggio, come dimostra ancora la conclusione della rivista che fa questo decalogo, perché anche la rivista conclude, come il Vangelo, questi 10 comandamenti si riassumono in 2 comandamenti, e cioè ascolterai tanto il clamore della terra quanto il clamore dei poveri, dice l'enciclica al numero 49. Questi, diciamo, questo decalogo o decaloghi come vogliamo, questi temi dell'enciclica, dicevo poc'anzi, sono intimamente connessi con gli atteggiamenti francescani. E quali sono questi atteggiamenti francescani? Si può consultare il sito dell'ordine Fratrum Minorum e lì compaiono subito nella prima pagina
le priorità che vogliono appunto dare contenuto all'identità francescana. Quali sono queste priorità francescane? Ve li leggo. La dimensione interiore, la contemplazione, la fraternità, la missione o evangelizzazione, l'opzione fondamentale per i poveri, la giustizia, pace e integrità del creato, il cui presidente qui davanti a me. Dunque, almeno a livello generale, cioè nel nostro ordine, queste sono... Strano però che non ci sia della portata, come ci si chiamano? Che cosa? Come ci si chiama noi? Come ci chiamiamo noi? Come strati? Minori. Uccelli? Minorità. Se no, si perde questo punto, addio. Sì, no, questo è importante. Adesso lo richiamo, padre, adesso lo richiamo, vedrà. Sì, queste sono le priorità, così come sono state destillate, diciamo così, dopo il Concilio Vaticano II. Perché le priorità, se non mi sbaglio, mi correggano i frati, sono presenti nella riflessione francescana a partire, se non mi sbaglio sempre, da padre Giacomo Vini un po' prima, ma è lui che le ha evidenziate poco a poco, sempre dopo il Concilio Vaticano II. Prima cosa si diceva? Prima bisogna risalire a Paul Sabatier. E prima ancora di lui, cosa si diceva? O come si intendeva questa identità francescana? Almeno questi tre passaggi, non sono storico dell'ordine, non sono, diciamo, mi sono basato su alcuni studiosi, Tade Matura e Giacomo Vini appunto, per indicare questa identità francescana. Questi tre passaggi sono necessari. Le priorità, da ultimo li abbiamo, dopo il Concilio Vaticano II. Prima bisogna arrivare a Paul Sabatier e prima ancora al frate modello, così come l'abbiamo dalle fonti. Ma gli studi rivelano quello che diceva il padre, che nella identità francescana dobbiamo ritrovare questi aspetti: centralità dell'esperienza di fede, la dipendenza. Questo viene fuori dalle fonti francescane e dagli studiosi del francescanesimo. Lo evidenziano, cioè loro, la centralità dell'esperienza di fede. Questo è fondamentale, Francesco. Francesco non può proporre niente se non si ritiene dipendente dal creatore. Questo è fondamentale e anche lo è tra i temi dell'enciclica. Un altro tema, la fraternità. Amore creativo, redentivo e finale. Dio si è incarnato perché mi ama, non perché ho peccato. Si è incarnato perché mi ama. Mi ha amato, l'abbiamo evidenziato anche prima, mi ha amato sempre. E dunque per avere quella comunione con Dio, Dio o con me stesso, con l'uomo, Dio si è incarnato. È vero, anche per redimerci. Ma questo, se vogliamo, è secondario. Si è incarnato perché mi ama. La fraternità, dunque, che abbiamo raggiunto con Dio e con tutto il creato, è frutto dell'amore. E poi viene quello che diceva il padre, la povertà, la minorità. Questa è una cosa fondamentale nel francescanesimo. Francesco l'ha scelto proprio come qualcosa distintivo nei frati. Minorità. Buonaventura ne parla, non soltanto lui, ma nelle fonti. Siamo minori, siamo servi, siamo ministri. Se non c'è questo, scompare qualcosa fondamentale dell'identità francescana. Questa povertà, questa minorità, scelta per Cristo,
non per se stessa, non è che lo facciamo per altri motivi, no, per Cristo. Poi quarto, la missione personale con la vita, il donarsi continuamente quello che ho ricevuto come dono, è bene che ritorni a chi me l'ha donato. Queste sono, diciamo, questo è il nucleo dell'identità francescana, che evidenziano gli studiosi, che l'ordine nostro propone come priorità. Vi ripeto, basta che andate al sito del nostro ordine e compaiono subito queste priorità dell'ordine. Queste sono molto in consonanza con il nuovo stile di vita. Se vogliamo il nuovo stile di vita, curiamo questi aspetti. L'esperienza di fede, la fraternità, la povertà, la missione personale, la missione anche, diciamo, generazionale, se possiamo dire così, e allora potremo arrivare a questo nuovo stile di vita, proposto più volte, a più riprese, nella Laudato Si. E non soltanto, il Papa ne parla anche spesso. Se non cambiamo di vita, il nostro stile di vita, continueremo a avere gli stessi problemi che si menzionano lungo l'enciclica. Concludiamo? Possiamo quindi concludere che il fare umano, la vita umana, avete questo brano lì, il futuro degli uomini è vincolato al passaggio decisivo tra saggezza antica e progresso scientifico, tra quello che sentivamo degli autori classici, la sapienza umana, il progresso scientifico. Entrambi questi aspetti hanno come soggetti gli uomini e le donne di ieri, di oggi e di domani. Il passo decisivo si fa nella completa libertà. Nessuno ci obbliga, siamo liberi, ma anche con altrettanta responsabilità. Questi due aspetti, diciamo, sono essenziali per il nuovo stile di vita. La libertà, che nessuno ci toglie, unita però strettamente alla responsabilità. Chiuso io.